Buonasera, benvenuti a tutti. Sono Francesca Romana Ietto, responsabile del dibattito pubblico del completamento della 675. Siamo arrivati al quarto incontro. E ricapitoliamo brevemente anche eh, quanto già presentato negli incontri precedenti. Eh, nel primo incontro abbiamo fatto una presentazione generale della relazione di progetto, ovvero del cosiddetto dossier e delle alternative individuate. Nel secondo incontro siamo entrati nel merito delle alternative che sono state studiate e delle loro caratteristiche e sono stati presentati anche gli studi che sono stati condotti, eh, lo studio geomorfologico, idrogeologico, trasportistico, di analisi costi-benefici e, e sicurezza stradale. Lo scorso incontro, nel terzo incontro in particolare, sono stati approfonditi gli aspetti ambientali, archeologici e paesaggistici del, um, del territorio e di come il nostro intervento poi interagisce con essi. E oggi ehm, siamo all'incontro e eh, presenteremo l'opera in relazione al territorio. Ehm, vi ricordo, questo è il calendario del nostro dibattito. Eh, ricordo sempre il termine per la raccolta delle osservazioni che eh, scade il prossimo eh, 2 aprile. È stato aggiornato il sito web, quindi eh, nella sezione documenti eh, trovate l'aggiornamento eh, dei materiali degli incontri che si sono effettuati con eh, appunto il caricamento delle presentazioni e dei report degli incontri, così da visionare nel dettaglio per chi non ha potuto partecipare i contenuti. Questa è la scaletta della giornata di oggi, eh, dove appunto eh, cominceremo con un approfondimenti progettuali che sono stati condotti con, sulle alternative che sono state studiate, eh, i principi e i contenuti e le ricadute del master plan. E poi eh, dopo la parte diciamo, di presentazione c'è come sempre uno spazio dedicato agli interventi e alle domande. Ricordiamo quindi in tal senso sempre come presentare le domande da remoto. Quindi, cliccare sul pulsante domanda e risposta in alto, come indicato appunto sullo schermo. Una volta presentato, cliccare sul pulsante Fai una domanda e, eh, e inviare, scrivere la domanda appunto nel box e poi inviare la domanda. Andiamo avanti, le domande saranno come sempre raccolte in un unico documento che sarà proiettato durante l'incontro, saranno aggregate come sempre per argomenti e rilanciate poi ai relatori per consentire la risposta. E nel caso non si riuscisse poi a rispondere a tutte le domande, sarà poi fornita una risposta per iscritto. Per gli interventi del pubblico ci si può prenotare per fare l'intervento in due modi, alzando la mano cliccando ovvero sul pulsante del menu in alto sulla schermata Teams oppure prenotando l'intervento scrivendo in chat. Allora, importante, prima di prendere la parola, attendete che vi sia attivato da noi il microfono, altrimenti eh, diciamo, potrebbe non funzionare. E vediamo appunto se oggi funziona tutto. A questo punto diciamo, date tutte le informazioni per poter partecipare, lascio la parola al commissario straordinario di governo. Per l'apertura dei lavori. Grazie. Buonasera a tutti. E grazie per la partecipazione a questo che, appunto, è il quarto incontro il dibattito pubblico. Il, come avete potuto vedere, il, il titolo diciamo, della giornata di oggi è L'opera e il territorio, in che accezione. Allora, in quest'ultimo incontro ehm, ci faceva piacere eh, fare un excursus su quali sono state il, eh, le, le, le condizioni che hanno portato a definire i tracciati che sono oggetto del dibattito pubblico. Oggi con centreremo l'attenzione sul cosiddetto tracciato blu di cresta e il magenta, perché? Perché il verde e il viola, il viola hanno una loro storia progettuale e procedurale consolidata e quindi questo excursus non avrebbe senso, è invece importante ehm, appunto far capire quali sono le condizioni al contorno territoriali e non solo, anche geometriche piuttosto che eh, progettuali che hanno portato alla definizione di questi tracciati. Eh, Posto che qualsiasi proposta di miglioria è assolutamente ben accetta e il dibattito pubblico ha anche questa um, nobile funzione, quindi quella di cercare di rendere l'opera il più possibile eh, integrata nel territorio, eh, ecco, è importante però capire che, eh, quali sono appunto le condizioni al contorno e i criteri stringenti che i progettisti stradali che oggi illustreranno i rispettivi tracciati hanno dovuto. Eh, seguire per arrivare appunto a una giacitura che ha, ha avuto un'evoluzione eh, articolata, estremamente articolata. Quindi dopo questa prima sessione, mh, un po' tecnica, però è importante proprio perché affinché le migliorie che potre, possano nascere in questa sede o insomma in tutto l'iter adesso progettuale. progettuale, progettuale procedurale del secondo stralcio tengano conto di questo eh, quindi anche nelle proposte che possono venire da non tecnici è importante che sappiano insomma ecco che si sappia eh, quali sono appunto le problematiche come progettisti vengono affrontate detto questo tornando al tema il progetto e il territorio eh, daremo spazio alla parte del cosiddetto master plan abbiamo fatto cenno al primo incontro è importante anche questo perché mh, ci tengo particolarmente, diciamo, che venga, come viene narrato in questa sede perché il, appunto, i progetti che abbiamo sottoposto alla vostra attenzione e che sono di cui doc, del documento di fattibilità delle alternative progettuali non sono dei semplici appunto, tracciati, eh, così, in plano altimetrici, stradali, ma sono stati studiati, eh, l'opera in generale è stata studiata eh, contestualizzandola in maniera precisa nel territorio, cercando di studiare tutte le... Eh, Tutte, insomma sì, cercando di studiare in maniera abbastanza rigorosa le, le, i connotati peraltro assolutamente di pregio che caratterizzano questi territorio cercando quindi di dare una lettura integrata dell'opera e del territorio e delle opportunità che la realizzazione e la conclusione di questo, il completamento di quest'opera eh, si porta con sé in termini di, eh, di fruizione, di fruizione di un, sostanzialmente di un territorio estremamente, estremamente bello, quindi questo per dire che insomma le infrastrutture eh, è ovvio che hanno un impatto sul territorio sarebbe diciamo ipocrita, eh, ipocrita negarlo. Però è anche vero che eh, se ben progettate, quindi un po' questo è il messaggio che eh, a me piacerebbe passasse da quest'ultima giornata, se ben progettate e contestualizzate possono costituire eh, una grande opportunità. Detto questo, adesso non perché sono il commissario di quest'opera, però senz'altro l'opera di suo si porta dietro comunque dei benefici di carattere eh, socio-economico già insiti nel, nel completamento della prensa a prescindere dalle modalità che abbiamo adottato nella progettazione di questo secondo stralcio. Mi taccio e lascio la parola appunto ai relatori. Grazie. Grazie, eh, lascio la parola a Valentina Natale per gli approfondimenti sull'alternativa blu. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Valentina Natale e vi parlerò oggi dell'evoluzione che ha subito nel tempo l'alternativa uh, di tracciato blu di cresta. Eh, il territorio in cui ci inseriamo oh, presenta numerosi condizionamenti dovuti a vincoli di tipo ambientale, paesaggistico, geologico, c'è cioè l'area Natura 2000, sito UNESCO. Tutti questi condizionamenti eh, hanno fatto sì che fossero necessari degli indirizzi tecnici da seguire per la progettazione per evitare di eh, ridurre l'impatto su tutti questi componenti. In particolare questi indirizzi tecnici per la progettazione eh, hanno portato anche ad attenzionare alcuni aspetti critici, come ad esempio il passaggio nel bosco della Turchina, eh, l'orografia del territorio che è comunque complessa e quindi andava trattata in modo approfondito ed evitare interferenze con attività turistiche e residenziali. Tra i vincoli tecnici di progettazione i più importanti sono sicuramente quelli normativi del DM del 5 novembre 2001 sulla progettazione stradale. La strada in oggetto è una strada tipo B, un'extraurbana principale che ha una sezione ben precisa, due carreg eh, doppia carreggiata, carreggiate separate, due corsie per senso di marcia. E un intervallo di velocità di progetto 70-120, che porta a delle eh, restrizioni di tipo geometrico. Quindi ci sono dei raggi minimi da, da rispettare, la geometria non è eh, libera ovviamente, ma eh, deve seguire alcuni vincoli. Il team di lavoro che ha partecipato a questo progetto è multidisciplinare, eh, comprende interni ed esterni ad ANAS e lo stesso territorio è stato studiato molto approfonditamente attraverso rilievi e eh, sopralluoghi fatti in sito. Quindi questo ha portato a una conoscenza molto approfondita del territorio per capire come affrontare le diverse criticità che si sarebbero poi eh, presentate. Per quanto riguarda l'alternativa blu di cresta, sono state mh, studiate principalmente due alternative, la seconda delle quali ha subito ben quattro revisioni. Questo è successo perché eh, mh, sono stati affrontati alcuni punti problematici. L'alternativa blu di cresta insiste nel corridoio Ranchese e all'interno di questo corridoio abbiamo cercato di eh, trovare l'alternativa che garantisse una maggiore stabilità dei versanti. Tagliamo il bosco della Turchina, quindi anche questo è stato un, un elemento da attenzionare. Si è cercata la soluzione che consentisse una ripucitura ottimale e eh, si è cercato di interferire con le varie attività turistiche, residenziali, ricettive, cercando di mitigare dal punto di vista visivo la vista appunto dell'infrastruttura da queste eh, attività. E, e quindi si è cercato di ridurre al minimo le interferenze con i punti di vista paesaggistici. Eh, qui diciamo un breve excursus di tutte le modifiche che ha subito eh, l'alternativa blu di cresta. Si è, da, si è partiti da una prima alternativa, che è quella verde, eh, che non era di cresta. Eh, subito ci si è spostati sulla cresta del versante per sfruttare una zona a maggiore stabilità. Quest'ultima alternativa poi è stata diciamo, studiata e modificata diverse volte: modifiche planimetriche per ridurre al minimo l'interferenza con attività recettive residenziali. Poi il passaggio nel bosco della Turchina ha eh, fatto sì che eh, ci fossero degli aggiustamenti altimetrici per ottimizzare la ricucitura eh, in un futuro eh, al di sopra diciamo, della galleria artificiale che poi passa in quel punto del territorio. E poi una serie di spostamenti della seconda metà del tracciato per evitare, per ridurre le interferenze con i punti di vista paesaggistici. In particolare su questo punto... La seconda metà del tracciato, come detto, è stata spostata, traslata diverse volte, in particolar modo per ridurre le interferenze con, eh, diciamo il punto, con le aree del bacino di visibilità del colle del pisciarello. Gli step progettuali che sono stati seguiti sono i seguenti: eh, dove possibile si è cercato di traslare il tracciato per evitare fisicamente l'interferenza con questi bacini di visibilità. Eh, si è modificata la sezione stradale per diciamo, trovare delle configurazioni che eh, mitigassero visivamente l'infrastruttura, quindi mh, eh, diciamo, soluzioni in galleria oppure in trincea. Dove non possibili questi step si procederà a degli interventi di mitigazione. Un focus importante eh, per quanto riguarda l'alternativa blu di cresta è la criticità delle interferenze con gli habitat di avifauna. In generale si è cercato di interessare aree a bassa naturalità potenziale. In alcuni casi, come nel caso del falco grillaio, ehm, c'è una criticità che comunque non è stata eliminata del tutto, l'interferenza con un'area ad alta frequentazione di questa specie. In questo caso si è cercato di ehm, ridurre al minimo questa interferenza eh, adottando una sezione in galleria dove è possibile. Questo per permettere poi una, un ripristino dell'habitat al di sopra della copertura. Qui eh, vediamo un esempio, eh, diciamo un confronto tra il plano profilo della primissima stesura del tracciato con indicazioni del numero di opere e delle lunghezze massime di queste opere e dell'ultima dell stesura che è poi quella che è stata presentata come blu di cresta. Io ho concluso e grazie. Grazie. Eh, a questo punto lasciamo la parola a Dimitri Makoring per gli approfondimenti sull'alternativa magenta, che è in collegamento online. Eccomi, mi, mi sentite, mi vedete? Sì, benissimo, grazie. Ok, eh, condivido lo schermo. Eccoci qua, eh, riuscito a vedere? Sì, tutto bene, grazie. Perfetto. Allora, buonasera a tutti, sono eh, Dimitri Macorigi della Sitalia, faccio parte del, del team che ha contribuito allo sviluppo della, del tracciato magenta. Eh, come ha fatto l'ingegnere Natale parlerò eh, in questa presentazione dell'evoluzione dell del tracciato. Le slide diciamo che seguiranno più o meno eh, lo stesso tipo di presentazione che ha fatto eh, la mia collega. Um, quali sono stati uh, i condizionamenti che hanno, che hanno portato alla, alla soluzione di un'agenda? Come ampiamente detto, uh, ci sono condizionamenti di tipo ambientale e territoriale, quindi l'area di Natura 2000, il sito UNESCO, vincoli archeologici, geologici, paesaggistici e ambientali e uh, di conseguenza uh, in base a, queste, a questi vincoli ci sono stati degli indirizzi tecnici che ci siamo dati all'interno del team. Eh, che sono stati per quanto riguarda la soluzione Magenta, eh, il fatto di passare in prossimità all'SS1 bis, con la possibilità di riutilizzare quanto più sedile stradale possibile, attenzionare il passaggio nel bosco della Turchina per, favorire, per favorirne la, la ricucitura, attenzionare l'impatto visivo dell'opera per la presenza del, del sito UNESCO. In particolare per, per la soluzione magenta, diciamo che il punto critico è la, la, la zona degli acquedotti e poi la, eh, avere l'opzione di, 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 di un terzo svincolo che è eh, uno, qualcosa in più rispetto alle altre, alle altre soluzioni. Um, come detto, la, la soluzione ovviamente deve eh, rispettare dei vincoli eh, normativi, eh, quindi eh, una strada di, di tipo B ha determinati... Eh, parametri che devono essere eh, assolutamente rispettati per, per la normativa. Um, team di lavoro, eh, quindi c'è stato un uh, team di lavoro composto da LANAS, da Nudla Sitalia, da eh, LIF per il paesaggio, Studio Marchetti per la geologia, dottor Binaco per l'archeologia, Iride per quanto riguarda l'ambiente, la valutazione dei tracciati. Le due frecce che si rincorrono stanno a significare che c'è stata una, una cooperazione tra questo gruppo molto, molto importante e faccio notare il numero di soluzioni che sono state studiate per arrivare alla soluzione magenta, ben 15, per, una, per un tratto di strada di circa eh, 11 km. Come detto, sono stati fatti dei rilievi. Eh, in questo caso eh, pongo l'attenzione sulla tipologia di rilievi che sono stati fatti, perché è stato fatto un rilievo ad alto rendimento con il sistema cartesio dell'SS1 bis. Quindi l'immagine in alto a sinistra di quel veicolo un po' particolare del, dell'ANAS. Eh, sono stati fatti dei sopralluoghi da parte del team di lavoro, ehm, anche con l'ausilio del drone, un rilievo speditivo con, con fotocamera e poi un rilievo vero e proprio col drone per quanto riguarda la parte, la parte archeologica. Eh, l'immagine grande rappresenta diciamo, il rilievo fatto con, con la fotocamera eh, dei percorsi che sono stati, che sono stati rilevati. In questa slide ho aggiunto un'immagine, eh, l'immagine più grande a sinistra, eh, del rilievo speditivo fatto con fotocamera, eh, in cui ad esempio siamo passati anche su, sulle strade eh, sterrate per valutare l'ipotesi sulla viabilità di secondario. Quindi in questo caso ci troviamo sulla, eh, sulla strada che dovrebbe essere rappresentare una delle due soluzioni proposte per la, per la, per la magenta, eh, con la strada secondaria che aggira a nord il bosco della Cluj. Quindi eh, sono stati analizzati eh, nel complesso eh, sette tracciati principali, alcuni dei quali eh, con due o più varianti, per un totale di 15 soluzioni. Eh, in questa immagine c'è la sovrapposizione di queste, di, di queste soluzioni, è presente anche la soluzione magenta, che è rappresentata anche da, dai pallini bianchi e neri delle progressive chilometriche che la, la identificano e in marroncino è identificato anche l'SS1 bis. Anche per le slide successive sono messe in evidenza diciamo, dei punti cardine, quindi eh, le zone più, più indicative nel, presenti lungo i vari tracciati. Eh, quindi, le, nel corso dei lavori, eh, del lavoro svolto, sono state eh, scartate alcune soluzioni, altre via via sono state affinate fino ad arrivare a quella, a quella finale. Ad esempio, quella che passa in corrispondenza della criticità. Eh, numero 1 è stata scartata perché creava un ulteriore taglio nel bosco della Turchina senza dare continuità eh, al bosco stesso. Eh, inoltre, correndo parallelamente alla sessione 1 bis, eh, il taglio che eh, veniva generato era, era molto, molto lungo. Um, qui è messo in evidenza il punto 2, in cui passano eh, due delle soluzioni eh, analizzate. Queste due soluzioni sono state scartate perché passano. Um, passando in, in quel punto o si veniva a creare un viadotto molto, molto alto e visivamente molto eh, impattante dalla, dalla zona di, degli acquedotti o eh, viceversa l'alternativa era quella di passare con un tracciato molto più basso che eh, genera poi una galleria molto, molto lunga. Nell'immagine di destra è, ehm, ho aggiunto un'immagine che può aiutare a valutare diciamo, la visibilità dal punto 1. Infatti eh, mi rappresenta la zona rossa, tutto quello che è visibile dal, dal punto 1, punto 1 che è presente anche nell'immagine di, di sinistra. È messa in evidenza anche la, la zona degli edifici, giusto per dare diciamo, un, un metodo di confronto tra, tra, le, due, tra le due immagini. Eh, qui sono evidenziati tre punti, punti critici, il numero 3 è di colore azzurro. Eh, perché, come si vede eh, anche dai tracciati da studiati, è un punto di, di passaggio su cui abbiamo insistito molto. In questo caso c'è stato un affinamento delle soluzioni, in questo punto, passando alla fine con un viadotto eh, molto basso sopra una, una zona in frana. Quindi diciamo che ci si innesta nel terreno con, con degli elementi puntuali e non si insiste sulla, sulla frana con tutta la, la sede stradale. Il punto 4 è, eh, diciamo rappresenta la zona della, della cava che abbiamo evitato per consentire poi la, la, la realizzazione dello svincolo dei montarozzi subito a eh, sud ovest della cava stessa eh, dove, eh, preservando anche le, le abitazioni presenti in quella zona e consentendo di realizzare uno svincolo eh, che non ricade all'interno dell'area dell UNESCO. A lato ho aggiunto un'immagine un in cui in, in rosso è messa in evidenza la, la zona dell'area UNESCO e si vede come quella quello spuntone, che, quella rientranza è la, la zona scelta per, per la realizzazione del terzo svincolo. Eh, qui passiamo a, ad alcuni esempi dei, dei tracciati studiati, eh, l'evoluzione sempre del tracciato magenta, ehm, e per queste e per le successive slide ehm, è presente diciamo, un'immagine dall'alto, quindi una, una planimetria. Eh, che fa vedere lo sviluppo planimetrico appunto del tracciato, l'immagine in grande, e un'immagine a destra del, del profilo della strada che si sviluppa eh, da sinistra partendo da Monte Romano andando verso destra dell'immagine sulla, sulla 12. Eh, lungo il profilo e nella planimetria sono evidenziate ovviamente anche le, le opere d'arte, quindi le gallerie in, in viola, i viadotti in arancione e nel profilo è presente il profilo del terreno in verde e l'asse studiate in questo caso in, in rosso. In questa slide in particolare eh, abbiamo la, la soluzione A che è una delle prime sviluppate, quindi con eh, sei gallerie per uno sviluppo di circa 2500 metri, tre viadotti per uno sviluppo di circa eh, 1200 metri. Perché questa soluzione è stata scartata? Eh, perché aveva eh, la, critici la criticità di frammentare troppo il bosco della turchina non consentendone una, una ricucitura e il secondo punto è perché eh, si è creato un viadotto nella zona del cavone troppo, a, troppo alto e quindi molto visibile, molto impattante dalla zona del, degli acquedotti. Questa è la soluzione E, eh, quindi dove è costituita da quattro eh, gallerie con uno sviluppo di 2600 metri, due viadotti per circa 1000 metri. Eh, anche questa eh, è una soluzione che ha una frammentazione ehm, nel bosco della Turchina, in questo caso eh, parzialmente miti mitigabile, ehm, con la, la presenza, eh, parzialmente mitigabile ma comunque eh, crea un'interferenza. Un un eh, anche in questo caso il passaggio sul, sul cavone fronte, fronte a quei avviene con una traccia che è eh, comunque troppo, troppo visibile, quindi troppo importante. Questa è la soluzione G con due eh, gallerie con un sviluppo massimo di 1200 metri. Eh, ecco, questa diciamo che rappresenta già una, eh, una delle soluzioni che poi è state, sono state via via affinate fino ad arrivare alla, eh, alla magenta. Eh, infatti, la G presenta un asse troppo alto nella zona del bosco della Turchina, eh, la magenta passa più, più in basso, eh, consentendo la, la ricucitura del, del bosco. L'asse è ancora troppo alto nella zona degli acquedotti, in corrispondenza delle, delle frane eh, che, che sono presenti eh, prima della, della cava, eh, quest, questa, questa soluzione è ancora troppo impattante. Infatti, la, la magenta si alzerà leggermente passando con un viadotto molto basso ehm, per consentire poi, ovviamente, la, la realizzazione anche, anche del, del, terzo, del terzo svincolo. E infine, giusto come termine di, di confronto, è stata aggiunta una slide con la soluzione finale, ehm, che appunto è oggetto di, eh, del DOCFAP e quindi eh, diciamo è ben conosciuta, di cui sono state fornite eh, tutte le informazioni, le informazioni del caso. Comunque, è stata aggiunta anche come eh, per poter avere un diciamo, termine di confronto nel, nello sviluppo della presentazione. Ecco. Io ho concluso. Benissimo, grazie mille. E, mh, abbiamo visto che ci sono già delle eh, prenotazioni per gli interventi e se sono diciamo, degli interventi inerenti appunto agli approfondimenti che abbiamo fatto adesso sulle alternative possiamo dare la parola prima di passare poi alla descrizione del, del master plan. E, mh, si è prenotato per l'intervento Andrea Aprile. E, eh, anche? E anche Marzia Marzioli. Allora, eh, cominciamo dando la parola eh, in ordine di prenotazione ad Andrea Aprile e apriamo noi il microfono. Buonasera. Prego, buonasera, buonasera. benvenuto. Buonasera, grazie. Il mio è un intervento a carattere generale, non so se posso esprimerlo già adesso? Oh. Assolutamente sì, grazie. Perfetto, grazie, grazie mille. Grazie. Io sono Andrea Aprile, il direttore della sede di Cività Vecchia di Un'Industria. Eh, buonasera a tutti e prima di tutto volevo eh, innanzitutto eh, rivolgere un sincero ringraziamento al commissario e a tutto il suo staff a nome di tutta l'associazione. In particolare dei presidenti di Civitavecchia Cristiano Dionisi e di Viterbo Sergio Saggini ma a nome anche di tutta l'associazione di un'industria per il lavoro che state facendo noi riteniamo eh, davvero il completamento della orte Civitavecchia assolutamente necessario è un'opera che riteniamo essere strategica strategica per tutto il tessuto produttivo della regione non solo per i territori di Civitavecchia e di Viterbo, ma davvero eh, è un'opera che eh, il cui completamento sana una ferita eh, infrastrutturale eh, della Regione Lazio. È una trasversale che noi l'abbiamo sempre ritenuta la madre delle infrastrutture eh, del territorio. E noi eh, dobbiamo dire che eh, l'imminente cantierizzazione del bypass di Monte Romano. Eh, ci sembra che rappresenti plasticamente davvero l'ottimo lavoro svolto a livello progettuale e ci dà anche una speranza, fornisce una prospettiva sui tempi di realizzazione del, dell'arteria, il cui completamente auspichiamo che, che si arrivi nei, nei, tempi, nei tempi più stretti. Eh, chiaramente ehm, noi veniamo, eh, ieri c'è stata la nostra assemblea generale di un'industria, Probabilmente l'avete letto sui giornali e eh, già lì eh, si è sostenuto a tutti i livelli e si può leggere nella rassegna stampa che eh, questa arteria eh, è assolutamente imprescindibile eh, per l'economia regionale. In particolare, il presidente Rocca ha ribadito l'impegno a completarla. Il, eh, il ministro Urso, eh, che è intervenuto nel, nella nostra Assise, ha parlato addirittura di una strategia nazionale sull'acciaio e quindi sostanzialmente una, eh, una infrastruttura che collega il porto di Civitavecchia con eh, l'acciaieria di Terni ci sembra anche a livello nazionale un'infrastruttura eh, imprescindibile, senza contare che, come sappiamo, il porto di Civitavecchia è diventato porto core, quindi si insedia in, in un livello di rete TNT eh, e quindi eh, sta, sta completando l'ultimo miglio ferroviario, quindi sostanzialmente i colli di bottiglia che all'interno del sedime portuale eh, si stanno eliminando non possono vedersi a pochi chilometri esserci nuovamente. Eh, io non non mi voglio dilungare, voglio soltanto esprimere eh, diciamo il sostegno di tutta l'associazione la, a, a questa attività e per quanto riguarda le alternative progettuali ci sembra che l'alternativa di colore eh, magenta risponda ad una logica costi-benefici eh, migliore per quanto riguarda il completamento de dell'opera. Eh, davvero i nostri migliori auguri di buon lavoro e siamo completamente a disposizione. Grazie. Grazie grazie per il suo intervento e anche da parte del commissario straordinario. E passiamo all'altro intervento, Marzia Marzoli. Anche in questo caso aspetti gentilmente che apriamo noi il microfono. Mi sentite? Ah, sì. Eh, era soltanto una domanda, volevo sapere se era la domanda che avevo fatto sulla chat, se era possibile e avere più spazio perché eh, diciamo, è l'ultima occasione per fare delle domande dirette sui tracciati e quindi volevo sapere se avete eh, letto e se tenete conto della domanda perché mh, abbiamo sì. bisogno di approfondire alcune cose sì sì assolutamente sì, 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 se vuole già intervenire adesso o, oppure alla fine della presentazione assolutamente sì. c'è lo spazio allora, per tutti gli interventi detto, ecco, allora ehm, l'altra L'altra volta abbiamo avuto dalla dottoressa Coppa un'indicazione precisa di guardare tutti i documenti perché forse c'era sfuggito qualcosa. E, in effetti non c'è sfuggito nulla, l'abbiamo riverificato anche se il portale eh, fa scaricare dei PDF molto pesanti, non ci sono link, si poteva fare meglio, però andiamo avanti. E quello che in sostanza chiedevamo e chiedo ancora oggi perché eh, ho voluto riverificare se c'era qualcosa che non avevamo ben capito, è che eh, lo, il lavoro degli ingegneri eh, è stato fatto e chiaramente ne prendiamo atto. Quello che volevamo invece noi cittadini, perché stiamo parlando di un dibattito pubblico che dovrebbe essere a favore della comprensione, a favore della chiarezza. E, e quando poi si diventa troppo tecnici si dimentica che sul territorio noi ci stiamo con i, con i piedi come si dice e non ci stiamo con gli strumenti tecnologici eh, per dire che quando andiamo a vedere il tracciato specialmente quello che, che raduna tutti i tracciati ci sono dei, dei punti di vista che a noi interessano meglio allora per quanto riguarda la, la 1 bis quando osserviamo il magenta eh, sarebbe per noi molto più facile, quindi lo dobbiamo fare come punta di domanda se la 1 bis è mh, perché si capisce che in alcuni tratti è libera e quindi è come una complanare, ma la domanda è la 1 bis rimane come una complanare com eh, perfetta oppure viene in alcuni tratti utilizzata per e dove precisamente? Perché eh, il territorio ha bisogno anche della, della complanare. Noi chiaramente abbiamo sempre chiesto, una, abbiamo fatto sempre una richiesta molto diversa da quella della superstrada. Ma noi ci teniamo al, al poco impatto sul territorio e abbiamo sempre chiesto una messa in sicurezza perché lasciava al territorio eh, pochissime cicatrici e una, una strada chiaramente più sicura. Eh, volendo fare una superstra, eh, la, la, la mia domanda era eh, se la 1B si era pensata come una complanare lasciata come strada parco, come si vuole chiamare? Perché il territorio ha bisogno anche di quella. Purtroppo, eh, quando si fa una superstrada si fa quel danno, per cui almeno la complanare deve rimanere integra. Volevo saperlo indirettamente, se era per, per fare le valutazioni dopo con altre domande. Intanto poi lascio la parola ai progettisti solo per dire che certo la, alla SS1bis verrà data continuità. Eh, mi sembra, forse non c'era in una sessione passata, abbiamo illustrato le due alternative che sono eh, oggetto di studio e oggetto di valutazione anche se vogliamo in questa sede. Eh, quindi c'è un'opzione che prevede una complanare appunto alla SS1bis dove l'ammodernamento avviene eh, ricalcando in toto il sedime della SS1bis. Bis. E poi c'è un'alternativa sempre volta a dare continuità alla SS1BIS che invece è, ehm, diciamo non è esattamente parallela all'attuale tracciato ma ripercorre ehm, viabilità, viabilità esistente. Chiedo a qualcuno, non so se ce l'hai tu, eh, così chiedo ecco all'ingegnere Beraldi se può illustrare la slide con queste alternative a riprenderla comunque eh, nel, nei documenti che erano a disposizione del secondo, del secondo incontro in cui abbiamo illustrato i tracciati. Sul eh, proprio sul tracciato Magenta nelle ultime slide era stato effettuato un approfondimento eh, proprio per eh, diciamo illustrare come eh, nei, nelle, nelle parti in sovrapposizione. Quindi parliamo della parte eh, diciamo venendo da Monte Romano iniziale. Del bosco della Turchina, dove eh, proprio per, diciamo, per sfruttare il, il vantaggio insomma, di eh, cercare di interferire il meno possibile con, con l'area boscata, si è andato con la soluzione magenta in sovrapposizione. Alla SS1 bis, lì era stata studiata quindi una viabilità di riammaglio che in un caso passava esterna al bosco della Turchina, diciamo a nord del, del bosco della Turchina, e nell'altra invece prevedeva una complanare in affiancamento alla, alla 675. Ecco, vediamo se, sì, se possiamo andare alla slide successiva. Scusate, non ho il puntatore. Grazie. Avremmo capito meglio se la 1 Bis fosse stata sempre presente eh, ne, nelle varie successive ne, 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 comunque nelle carte tematiche, diciamo sia quelle eh, legate al, al paesaggio che eh, alla parte ambientale, eh, il, eh, il tracciato della SS1 Bis è sempre evidenziato con un colore differente rispetto a a quella della magenta. No, in, questo, in questa slide, in questa slide precisa. Questa ah è... ok, comunque questo era, eh, scusate vado velocemente avanti per andare, eccolo qua. Oh, qui eh, vedete essenzialmente in questo caso eh, nella, nella metà della slide superiore eh, potete vedere come eh, diciamo la SS1 bis, eh, che è, è rappresentata da quei tratti in giallo e rosso che rappresentano insomma diciamo laddove c'è riporto piuttosto che scavo eh, è come fosse una complanare alla um, alla, S, alla, alla 675 che eh, ovviamente si posiziona con l'attuale sedime della eh, della SS1 bis, quindi ah, nell'attraversamento del bosco della Turchina, vedete è proprio, rappresenta una complanare. Eh, questo è il ramaglio dell'alternativa A. Per quanto riguarda il ramaglio, diciamo con l'alternativa B, in questo caso ci si sposta dal bosco della Turchina, quindi la SS1 bis passa a nord eh, del, del bosco della Turchina. Eh, e questo, come avevamo eh, accennato la volta scorsa, permetterà poi, diciamo, laddove dovesse essere la, la soluzione prescelta, di eh, ricucire eh, nella, nella parte in cui la, la 675 va in, in galleria all'interno del bosco della Turchina, ricucire sopra la, il, il, il bosco della Turchina stesso, quindi permettendo anche insomma, un miglioramento rispetto a quella che è la condizione eh, attuale da un punto di vista diciamo, della biodiversità. Questi, diciamo, sono gli approfondimenti che ad oggi sono stati eh, eseguiti eh, per diciamo, quel, quella parte di tracciato che vede la sovrapposizione tra la SS1 bis come abbiamo detto, e la 675, proprio per anche cercare di eh, consumare meno suolo possibile. Diciamo, nel, nell'ottica di quello che si era detto anche nel. Eh, negli incontri precedenti, come insomma, sicuramente il, diciamo il, il suolo è un patrimonio eh, da tutelare e conservare quanto più possibile. Sicuramente l'alternativa magenta, da questo punto di vista rispetto alle altre, permette di eh, utilizzare un corridoio che oggi è già infrastrutturato, e quindi eh, è chiaro che da questo punto di vista è sicuramente, eh, è sicuramente vincente rispetto alle altre, per questa tematica specifica. Poi allora, insomma, ci siamo detti insomma più volte come c'è una complessità no, di, di tematiche, però spero che questo abbia un po' chiarito il dubbio eh, che, che si diceva in precedenza. Beh, alla doma alla domanda, la domanda, la 1 bis rimane utile ai cittadini per quello che ass è oggi? Ass assolutamente, no? assolutamente sì, ovviamente eh, l'idea, diciamo sempre nell'ottica che c'è eh, mm. di, di, di favorire diciamo, eh, anche un miglioramento del territorio. È quella di renderla sicuramente fruibile cercando, diciamo, di eh, depotenziarla di rispetto a quello che è l'uso che se ne fa oggi, dove ci sono traffico pesante, dove insomma sappiamo c'è un volume di traffico che invece si sposterebbe sulla 675 e quindi rimarrebbe. Ehm, per per l'utilizzo del, del territorio solamente a livello locale, insomma, diciamo è una fruizione più sostenibile da questo punto di vista, se vogliamo, se vogliamo dire. Un altro, un altro punto di chiarezza mm. che chiedevamo e che chiedo oggi è che proprio sul tracciato verde, sulla proposta del tracciato verde, la, la strada provinciale mh, della Valle del Mignone, non è proprio evidentissima. E in, alcuni, in alcuni punti non si capisce bene dov'è che passi, quindi fisicamente ci siamo stati per forza per capire. Mm -hmm. e, 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 e ci sono dei passaggi che sono veramente vicini al fiume, esattamente al chilometro 11 sulla quindi parte terminale, sì, la certamente la quella quella. quello. Eh? Sì, sì, sulla parte, diciamo, terminale del, 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 dell'intervento, insomma, arriva sulla, sulla piana. E la, e la chiarezza era questa, proprio per verificare, perché l'orientamento eh, tecnico è eh, ovvio che l'avete realizzato al meglio, ma l'orientamento per quanto riguarda quelle osservazioni che noi possiamo fare, ovviamente, certo. che non saranno da ingegnere, saranno di, anche di altro tipo, eh, sarebbe stato più utile che questa... Per esempio al chilometro 9 eh, si capisce che c'è la strada provinciale perché la devi andare a prendere, però è, è fondamentale che si capisca quanto è distante per esempio la, la zona dei Calanchi al fiume. Eh, e, e francamente se ci fossero le distanze noi eravamo abituati un po', un po', un po meglio diciamo, quando abbiamo fatto altri, altri lavori. E in questo dibattito pubblico c'è stato più spazio per, per voi relatori, più che altro che noi, per fare domande. Ecco perché chiedevo un pochino di più di spazio. Però, se volete andare avanti, magari interveniamo ancora. Scusate, in intervengo un attimo io perché eh, voglio ricordare a tutti che in tutti gli incontri è stato dato tutto lo spazio che è stato chiesto per fare le domande e eh, per avere le risposte. Grazie. Non so se nello specifico, diciamo, questo era il tratto, il tratto in esame. Ripeto, queste ovviamente diciamo, sono delle slide che sono state realizzate per, eh, per la presentazione eh, sulle, sulle cartografie tematiche. Comunque le strade provinciali sono, sono sempre rappresentate, soprattutto diciamo, su quelle legate alla parte eh, ambiente, anche in considerazione per quello che avevamo detto la volta precedente nell'analisi. Della naturalità potenziale, ad esempio, ovviamente l'infrastruttura è un punto eh, che, ehm, diciamo, ci permette di sfruttare qualcosa che già oggi è antropizzato. Di fatto, eh, queste diciamo in questa, per esempio, in questa slide, credo insomma che i segni. Del, della, della provinciale eh, siano, siano visibili sicuramente mh, ripeto sulle carte tematiche anche, ci sono anche eh, le etichette e di fatto rispetto a quella che è eh, la vicinanza con il, il tracciato del mignone su quest'area diciamo di fatto ricalca come era stato già detto in precedenza il, il tracciato precedente quindi di fatto uh, riprende un po' quello che era la, 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 la parte diciamo uh, del basso corso del mignone magari, magari possiamo utilizzare le stesse osservazioni tutto sommato perché eh, però eh, diciamo la, la distanza certo. dalla strada e dal fiume avremmo credito che fossero più chiare certo comunque se eventualmente insomma diciamo uh, insomma a valle del, del, del quesito posto Possiamo anche poi pubblicare delle, delle specifiche diciamo, rispetto a quest'area, se è questa una delle aree di interesse, insomma, con identificate le distanze, non, 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 non c'è problema da questo punto di vista. Eh, Grazie. Insomma, questo è anche in coerenza poi a quello che è un po' il, lo sviluppo progettuale. Grazie. Allora, se non ci sono altre domande, scusate. Ehm... Sì. Non il progetto, sono ok, sì, stiamo cercando anche poi eventualmente una tavola tecnica per mostrare più nel dettaglio quanto richiesto e se è subito disponibile la proiettiamo, altrimenti andiamo avanti e poi magari ci ritorniamo dopo. Eccola qui. Questa è una tavola di dettaglio del appunto, il passaggio dell'infrastruttura. Nel tratto terminale e è in scala, quindi ovviamente le distanze si possono desumere. Va bene, questa, questa carta è ovviamente allegata alla documentazione che è disponibile e scaricabile sempre attraverso il sito. Grazie. Andiamo avanti, lascerei a questo punto la parola a Marco Martens. E, mh, sì, chiedo a tutti appunto di fare le loro domande, cercando di contenere i tempi per consentire, si sono prenotati molti partecipanti, per consentire a tutti di, di partecipare. Apriamo noi il microfono. Grazie. Buongiorno e buon pomeriggio, mi sentite tutti? Sì, grazie, benvenuto. Grazie, di nuovo ancora eh, vi faccio i complimenti per la qualità e il livello raggiunto nella condivisione delle scelte progettuali con la popolazione e i comitati e come l'altra volta per dare maggiore valore e chiarezza alle mie parole vi chiedo se posso condividere il mio schermo perché un'immagine vale più di mille parole, già l'ho fatto l'ultima volta, lo ricordate, cercherò di essere rapidissimo perché quello che vi voglio far vedere è una soluzione globale che riesce a mettere d'accordo tutti a mio parere posso condividere sì ehm, faccio eh, affidamento suoi, sul suo contenimento dei tempi eh, così lasciamo spazio bene. anche agli altri grazie bene vedete il mio schermo sì allora come ho già scritto nel quaderno degli appunti che prima o poi caricherò e ho fatto vedere l'altra volta, la mia soluzione consiste nel prendere il tracciato magenta a inizio e fine lotto e il tracciato viola a metà del lotto, cioè sotto attraversamento in galleria naturale profonda del Bosco della Turchina. Mi metto qua all'inizio dello svincolo dell'A12, quindi adotto del tracciato magenta la ricondizione con la trombetta realizzata Dieci anni fa, questo è lo svincolo con il viadotto. Poi prendo buona anche, ma riducendola, alla galleria artificiale iniziale, ho rigiometrizzato il primo svincolo, potevo collegarlo qui, una trombetta a questa prima viabilità complenaria, ma è troppo vicino, e quindi c'è compenetrazione delle rampe. Io ho rigiometrizzato tutto in civil 3D, quindi questi dati sono congruenti, sono progettista autostradale da 25 anni, quindi ho geometrizzato al volo e georiferito. Poi cosa ho fatto? Nel tratto centrale ho preso buono il tracciato, diciamo viola, quindi non prendo queste case, passo sotto la cava, una prima galleria naturale, un viadotto in diagonale, una galleria lunga naturale, la tuscia di 3150 metri, come vedete non tocco in azzurro, non tocco la strada attuale SS1 bis che diventa a tutti gli effetti strada parco questo si capisce anche ho riusato esattamente la vostra leggenda ricuciture SS1 bis in azzurro, galleria artificiale viola, verdino naturale e giallo arancione viadotto. Cosa Grazie. succede? Questa parte lo è finita poi in Vedete lo svincolo di Tarquinia? L'ho rigiometrizzato sì. ottimizzando e mettendo le rotatorie sull'asse dell'attuale SS1 bis. E quindi qui vedete il mio profilo: questa qui è tracciato viola, inizio e fine tracciato magenta. Grazie. Spero di essere stato chiaro. Velocissimo. Grazie, più così. sì, velocissimo. Grazie, grazie per l'intervento. Bene, grazie. Allora a questo punto, lascerei la parola a Bianca Stefanenco, sempre in ordine di eh, prenotazione. Apriamo noi il microfono. Pronto? Mi sentite? Sì, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. Sono Bianca Stefanenco, parlo al nome del Comitato per la difesa della Valle del Mignone, nonché il proprietario del casale che ospita la colonia dei Grillai. L'altra volta avevo fatto un appunto dove poi ho, ho ricevuto uh, la risposta. Uh, diciamo che lo studio che è stato fatto sul grillaio che ho studiato, se viene riportato in questa fase progettuale, uh, abbiamo tutti gli elementi necessari per la, per la valutazione. Però oggi volevo intervenire per un altro... In un altro tema, diciamo che partendo dal lontano 2015, durante i primi incontri presso il comune di Tarquinia, in un primo tentativo di dibattito pubblico, il commissario, allora ingegnere responsabile del progetto Coppa, ci invitava a studiare le carte perché i grandi professionisti che avevano elaborato il progetto avevano analizzato e previsto ogni cosa. E noi abbiamo studiato centinaia di tavole, migliaia di pagine di progetto, relazioni elaborati, ma purtroppo erano tante le cose che non ci tornavano. E allora, da non professionisti, abbiamo provato a chiedere aiuto e abbiamo interpellato lo storico, il geologo, l'ornitologo, l'archeologo, il botanico, l'ingegnere e l'ambientalista. E abbiamo continuato a studiare, a fare osservazioni, diffide, richieste ad eccesso agli atti pagando. In tutti questi anni siamo stati accusati per aver bloccato la realizzazione di un'opera strategico siamo stati insultati e derisi. Abbiamo letto decine di annunci con cui superficialmente si puntava alla conclusione dell'opera senza sé e senza ma. Con qualcuno che si innamorava del colore di de un tracciato più che un altro. Ma mai un dubbio da parte di nessuno sulla bontà delle scelte progettuali. Mai nessuno a riconoscere che noi, associazioni e semplici cittadini, abbiamo salvato la distruzione della Valle del Mignone. Ma noi abbiamo continuato a lavorare per il raggiungimento del nostro obiettivo, salvare la Valle del Mignone. E abbiamo speso tanto tantissimo tempo del nostro tempo e tantissimi soldi. Vi ricordo che dal 2001 al 2015 sono stati elaborati sette progetti: Fuxia, Viola, Arancione, Blu, tre varianti dei verdi, e noi abbiamo analizzato e valutato tutti questi progetti. Ora, dopo nove anni dalla presentazione del Verde, il commissario Coppa ci invita di nuovo a studiare la documentazione. Nell'intervento del 28 febbraio al minuto 1.40, il commissario dice, vi invito a studiare la documentazione presente sul sito del dibattito, con centinaia di tavole, dettagli, eccetera, anche nel rispetto dei professionisti che hanno fatto un lavoro rigoroso e puntuale. Mi raccomando, guardate il materiale. Una corposissima relazione di migliaia di pagine che vi pregherei di analizzare prima di affermare la mancanza di informazioni. Ecco, io ringrazio il commissario e tutti i professionisti che hanno lavorato, però scusate, ma io per adesso passo, non leggo e non studio. Attendo la pubblicazione del tracciato scelto, poi studierò, analizzerò e nel caso farò le dovute osservazioni. Non è il nostro compito. Di, di fare tutto questo lavoro e di continuare a perdere de, del nostro tempo. Grazie. Grazie. A questo punto, lascerei la parola al sindaco Alessandro Giulivi del comune di, di, di Tarquinia. Scusatemi. Apriamo noi il microfono, grazie. Eccoci. Mi Benvenuto. Sentito. Sì, la sentiamo. Salve. Buonasera. buonasera. Io buonasera a tutti. Ma io credo che mh, sentendo i vari relatori, al di là di quello che ha detto Andrea Aprile, che condivido pienamente, credo che il tempo delle polemiche debba finire qui. E ci dobbiamo concentrare sull'opera e debba finire qui anche il discorso delle alternative. Iniziamo a cancellare le alternative, il viola, il verde e il blu. L'unica alternativa vera che abbiamo è il magenta, che si sposa esattamente con il tessuto che abbiamo e con la parte diciamo, più importante, diciamo, che sia quella archeologica, ma anche quella ambientale. È un'opera che va comunque completata, è un'opera che comunque eh, serve eh, all'intero territorio, ma serve all'Italia. Quindi non serve solamente al Porto vecchia o serve a Tarquinia o serve, serve all'Italia. È un'opera fondamentale per delle opere eh, che e sono ferme da ormai da anni. Quindi eh, ne parlavamo quando io ero sindaco oltre vent'anni fa, ne parliamo ancora oggi. Vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Quindi, io credo che dal mio punto di vista, io mh, non è che sono d'accordo di più, anche perché poi la strada turistica che andremo a ricucire, al di là che non la tocchiamo neanche per mh, il gran parte dei tratti è già fatta. Quindi dal mio punto di vista e dall'amministrazione che rappresento, io sono più che favorevole al tracciato Madelenta. Quindi un buonasera e un buon lavoro a tutti e spero che sia per questa volta definito questo tracciato, iniziano i lavori al più presto. Grazie e buona serata. Grazie Sindaco per il suo intervento. Lasciamo adesso la parola a Ernesto Cesarini. Sì, grazie. Eh, io a questo punto potrei anche evitare di intervenire perché sembra che già sia stato scelto il tracciato il tracciato che questa comunità desidera. Mi sembra che sia stata tutta ben esplicitata la questione, invece è esattamente il contrario. Allora io intanto eh, torno un attimo su una questione che perché è, è sintomatica di come è stato approcciato il, il tema. L'altra volta avevo eh, sollevato una questione riguardo al complesso delle calcariniti, poi ho avuto un'obiezione che invece era stato trattato descrivendomi una situazione geologica che dal colle di Tarquigna continuava il colle del Picciarello. Invece mh, fondamentalmente è stata trascurata la parte più importante anche se non è tipizzata come tale, quindi il, gioiello, il vero gioiello paesaggistico di Tarquigna è il complesso delle calcariniti formato dal colle di Tarquigna. Il Colle della Civita, il Colle di Poggio Gallinaro che poi prosegue in continuità verso il Bosco della Turchia. La strada statale 1 bis lambisce tutto questo complesso che noi sappiamo quanto è importante perché ha istituzionalmente una, una sua preeminenza nel nostro piano regolatore. Tutto questo complesso si ritrova sotto la dicitura di parco archeologico. Eh, L'intuizione di il massimo etruscologo italiano che è vissuto nella seconda, prima e seconda metà del Novecento, Massimo Vallottino, è riuscito a far inserire nel nostro piano regolatore questa, questa cosa grandiosa. Questi 4.000 ettari sono del tutto incontaminati, non c'è nessuna costruzione, non c'è nessun capannone. Qualcuno magari ha avuto eh, probabilmente qualche cosa da ridire a riguardo, però ci ritroviamo questo gioiello, questi 4.000 ettari incontaminati lambiti dalla strada statale 1bis che devono essere assolutamente rispettati nella loro integrità. Quindi il fatto di andare a distruggere la strada 1bis, di andare a entrare con questa violenza nel bosco della Turchina, è assolutamente irrispettoso di tutto questo, eh, di questo eh, complesso che ha un valore paesaggistico che è incommensurabile. Resta poi il fatto, come già sottolineavo l'altra volta, che a giochi fatti noi alla fine avremo quasi 30 km di tracciati autostradali o simili. Quindi per un comune di no, 16.000 abitanti, un territorio di 270 km quadrati, è proprio una quantità spropositata. È un territorio che quindi sarà lacerato. Ripeto, ANAS ci deve entrare in punta di piedi dentro questo territorio. Quindi eh, L'eliminazione dei tracciati, perché eh, con valutazioni molto grossolane, eh, strettamente economiche, è del tutto fuori luogo in questo contesto. Il dibattito pubblico serve proprio per evidenziare dove ci sono le criticità e le lacune che sono state eh, in qualche modo create eh, nella progettazione, perché questo complesso non è stato assolutamente valorizzato per quello che... Non, non si può fare una guerra fra poveri perché ognuno no, sento il comitato della Valle del Mignone giustamente che difende la Valle del Mignone il tracciato verde ma tutto il nostro territorio è tutto a, a valenza paesaggistica molto molto elevata il complesso che si trova però all'interno del parco archeologico c'ha questo qualche cosa in più proprio anche per la comunità di Tarquigna c'ha una sua specificità poi eh, Ingioiellata dal fatto che c'è il sito UNESCO, quindi proprio è la ciliegia sulla torta. Quindi la richiesta che torno a fare è quella che sicuramente tutto questo deve essere assolutamente rispettato. Il tracciato viola, come è stato proposto anche dall'ingegner Martens nella prima parte andando in galleria, è quello che riesce a entrare in punta di piedi quindi lo sforzo che deve essere chiesto al commissario che no potrà lavorare con come si dice da noi col, con la roncola con il roncio quindi potrà andare giù pesante perché ha i pieni poteri invece deve entrarci in punta di piedi e questo lo deve fare anche facendo proprie valutazioni che non sono state considerate adeguatamente all'interno di tutto questo immenso enorme iter progettuale dove però eh, l'aspetto ingegneristico l'ha fatto da padrone, ma questi aspetti hanno un valore esattamente se non maggiore. L'ingegneria si deve mettere al servizio perché tutto questo venga salvaguardato e preservato. Detto questo, un'annotazione così eh, importante perché stiamo facendo un dibattito pubblico, mi sembra molto misero. Siamo 31 persone per un'opera strategica. Che riguarda no, il completamento di un'infrastruttura di questo tipo eh, nel nostro territorio. Quindi, sul piano della pubblicità di questo dibattito pubblico, eh, nemmeno il QP, nemmeno il quanto basta, la partecipazione doveva essere sollecitata. Non, attiva... non è che chi partecipa si deve attivare perché deve essere lui l'amplificatore alla partecipazione. C'è cioè, deve essere proprio una volontà che con questi numeri non è così manifesta. È un passaggio formale dovuto. E quindi questo è un, è un fatto che purtroppo è evidente e c'è questa volontà eh, manifesta, eh, spinta per il tracciato magenta, perché evidentemente eh, c'è una convergenza ingegneristica, non lo so, del commissario, ma non c'è una pariteticità del, nel dibattito pubblico tra i tracciati. Non è secondario quel dettaglio che già avevo evidenziato sul, sui colori delle tavole. Il tracciato magenta è colorato. Caro Commissario, se se lo va a guardare è così. Gli altri tracciati sono molto neri, quindi sarà un piccolo dettaglio di, di colore, però è, tutto è importante. Adesso concludo, poi seguiranno annotazioni scritte in modo che le cose dette prendano un corpo formale anche diverso prima della conclusione dell'ultima data di aprile però ripeto commissario in questo territorio cortesemente c'entri in punta di piedi se deve bussare a cassa allo ah, Stato perché questo territorio vale la pena di essere ascoltato di essere custodito se ne deve fare un vanto che lei è riuscita a fare quest'opera salvaguardando questi gioielli che io le ho rappresentato che purtroppo non sono stati rappresentati adeguatamente in tutto il materiale Così come è stato esposto e così come l'ho potuto consultare. Grazie. Sì, velocissima. Grazie. E, mh... Beh, mi spiace che diciamo, questi, queste sessioni eh, non siano state sufficientemente esplicative circa l'approccio tenuto e quindi le, le modalità assolutamente caute con cui abbiamo eh, progettato. Ma non solo, progettato eh, appunto, come ho detto sta, insomma, in, in apertura, la sessione di oggi era proprio ehm, eh, mirata. Ma poi parlerà l'architetto Cattaruzza a esplicitare le, 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 il modo con cui abbiamo progettato. Comunque, io. Ehm, Garantisco che per parte, da parte mia e di tutto lo, chiaramente di Anas e dello staff che sta collaborando nell'individuazione del migliore tracciato c'è eh, la massima attenzione alla salvaguardia di questo territorio. Mi spiace, sono preso semplicemente di non essere riusciti a trasmettere evidentemente questo eh, messaggio, però eh, per me potete confidare in questo. Grazie. Grazie. Eh, prima di passare la parola volevo anche ricordare che il, eh, gli incontri del dibattito pubblico sono sempre stati pubblicizzati tramite anche i canali istituzionali dell'ANAS eh, nonché inviando degli inviti specifici a tutti gli stakeholder per ricordare i diversi appuntamenti. A questo punto andrei avanti e lascerei la parola a Fabio Belli. Fabio Belli, grazie. Mi sì, la sentiamo, grazie, benvenuto. Grazie a voi, tanto buonasera. Io mi presento, sono Fabio Belli, sono eh, vicepresidente dell'Anciel Verde della di Berto. Non c'è una delega specifica diciamo, per quanto riguarda proprio la trasversale, quindi sono anni che sono questa Mi scusi se la interrompo, ma purtroppo non la sentiamo bene. Eh, adesso mi sentite meglio? Mi sentite sì, meglio? ecco, sì, forse sì, un po' meglio. Eh, grazie. Allora, il discorso è questo. Io vorrei ripartire un attimino da quel da un punto che è circa, die circa dieci anni fa. Dieci anni fa è iniziata la pubblicazione per quanto riguarda la lezione in ambientale che riguardava il tracciato verde. Come tutti ben beni per cui c'è stato quel famoso dibattito il tracciato verde e tracciato viola, noi prendemmo chiaramente una posizione sul tracciato verde, un tracciato che abbiamo sempre sostenuto e che ritenevamo che era più fattibile. Dopodiché tutti sappiamo che ci furono ci sono di vozzaltare e questo ricorso si diciamo si arrivò alla sentenza dell'ottobre del 2021, il quale, come giustamente ho detto voi, questa sentenza non ha bocciato il cacciato verde, Non l'ha bocciato, ma ha semplicemente detto che il procedimento amministrativo, il cultura è stati fatti e bisogna ripetere. E quindi hanno dato il Successivamente, quindi, Dopodiché, che cosa succede? Quindi è fatto bene a ripartire con tutti i vari facciati, in modo tale che ognuno possa esplicitare le proprie idee e cercare di capire qual è la cosa più fattibile. Ora attualmente però il facciato verde, così come è stato eh, da dove parte, viene meno la nostra posizione. Perché? Perché dobbiamo ricordarci che il facciato verde prima partiva da dove attualmente finisce la strada, cioè da, diciamo, dallo sviluppo di Monte Romano. Quindi andava a passare nella parte sud di Monte Romano e quindi giustamente conseguenzialmente arrivava sulla Valle del Mignolo. Attualmente noi ci troviamo invece che dobbiamo partire dalla parte nord del, diciamo, perché noi partiremo da dove attualmente i primi danni, cioè vicino alla Casa Cantiera. Quindi essere passati a nord e poi andare a sud di Monte Romano, nella Valle del Mignone, dove c'è la linguistica di natura 2000 riteniamo che non sia più valido quindi la nostra posizione è cambiata perché è cambiato veramente il punto dove si sta partendo quindi facciamo vedere non riteniamo più valido diciamo, qual è diciamo poi cosa noi nella vecchia esposizione già avevamo detto no al tracciato di oro quindi ciò che avevamo sostenuto dieci anni fa lo sosteniamo ancora siamo contrari al tracciato di oro perché, come tutti vediamo, tutto andrebbe a costare circa 900 milioni di euro, quindi una cifra pazzesca per fare questo tempo. tutti sappiamo che è un fossilizio di gallerie, di cui una è di circa per tutti. Quindi anche questo tracciato noi lo bocciamo. Qual è il tracciato che, in sostanza, noi ci stendiamo a questo punto, tenendo conto da dove andremo a partire? È molto chiaramente il tracciato, magento, perché è un tracciato che, diciamo quasi parallelamente, a quanto più vicino, è attuale, è stata la Aurelia. Sarà. Inoltre tutto diciamo, ha un costo maggiore rispetto al cacciato verde ma un, diciamo un costo che potremmo dire sostanzialmente eh, contenuto se vogliamo dirlo così perché stiamo a una differenza di circa 150 milioni di euro che comunque sono tanti però eh, se dobbiamo trovare una soluzione questa non è quella che sia questa punto. Concludo con altre due considerazioni. Questo tracciato giustamente voi avete fatto una cosa molto intelligente, quella di fare un terzo sviluppo che è lo sviluppo che va a Montalozzi. Per questo è, è Montalozzi è importante, perché chiaramente per chi deve andare per la vostra oppure la fine di prendere, diciamo, la trasversale, eccetera, facilita, diciamo, e poi in qualche modo riduce l'impatto di viabilità o il carico di individui su una strada o su un'altra. Quindi questo è importante. Concludo che secondo noi dovreste fare anche un'altra cosa. Siccome questo svincolo andrà a incidere sullo svincolo attuale che va viaggiando diciamo, sulla strada stradale, 1 bis, quando si va sulla strada che noi chiamiamo Montarozzo, ma sarebbe giusto di dire la strada provinciale 43, cioè quella che poi porta alle tombe giuste o cioè al cimitero, quell'incrocio è particolarmente pericoloso, soprattutto per chi esce da da e va verso di noi. Quindi noi speriamo che in questa progettazione che voi farete trovare anche un sistema di mettere un po' più in sicurezza quel, quel E quindi diciamo un discorso che va un po' oltre la strada stessa ma che comunque va a guardare quella che è la sicurezza statale di cui giustamente voi avete eh, citato. Noi speriamo che quanto prima voi possiate iniziare a lavorare perché veramente è una storia infinita e purtroppo ogni anno che passa sono soldi più tutti che... Spingere. Che stendiamo e che speriamo di riuscire a farlo. Questo, io mi auguro, diciamo, vi auguro buon lavoro. Noi siamo a disposizione della di sezione costruttori e speriamo quanto viva iniziare da voi. Questo vi auguro di Grazie. Grazie, grazie per l'intervento. A questo punto direi forse prima di passare a un secondo giro di eh, interventi e di confronto, di eh, concludere con l'ultimo invece intervento che racconta appunto eh, il master plan e le interazioni col territorio, che mh, vedo che sono anche oggetto appunto di vari interventi, e quindi io procederei con queste illustrazioni e poi. Uh, continuiamo con gli interventi e le domande, sempre in ordine di prenotazione. A questo punto lascerei la parola all'architetto Cattaruzzi. E, e grazie. Buonasera a tutti, e, allora. Eh, come ha, ha anticipato il commissario, in realtà eh, diciamo il compito del mio intervento oggi è proprio quello di andare a capire come l'opera è stata contestualizzata all'interno del territorio. Eh, come abbiamo avuto modo eh, di vedere e di ascoltare nei eh, precedenti incontri del dibattito pubblico, eh, il eh, completamento della 675 eh, qualsiasi sarà l'alternativa di tracciato per scelta, perché Ricordiamoci che comunque tutte e quattro le alternative sono sul tavolo. Eh, permetterà di collegare la 12 e il porto di Civitavecchia, come, come abbiamo detto e come è stato anche eh, ripetuto in alcuni interventi, eh, di poterlo collegare alla 1 Milano-Napoli e all'itinerario all Orte-Perugia, e quindi diciamo, dare conclusione a quello che è un, eh, una rete infrastrutturale di livello nazionale e internazionale, che quindi ha un certo peso a livello eh, complessivo. E gli effetti sul territorio, diciamo, sono sicuramente diciamo, relativi proprio alla SS1 BIS di cui stiamo parlando proprio in tutta questa serie di interventi. Perché? Perché in realtà qualsiasi alternativa sarà realizzata, la SS1 eh, bis riuscirà a avere eh, diciamo, eliminato quello che è oggi un traffico promiscuo, che causa diciamo, dei problemi di sicurezza stradale, l'abbiamo visto nel secondo intervento del dibattito. Pubblico, e inoltre, eh, diciamo, il traffico presente eh, sulla SS1 bis incide in maniera notevole su quelle che sono le interferenze visive, ma anche sul degrado eh, dovuti ad emissioni e vibrazioni, sul, eh, ad esempio sugli acquedotti. Eh, qui lo ricordo, quindi eh, mi prendo 5 minuti in più, ma a questo punto ris eh, diciamo, rispondo anche al discorso sul eh, tracciato magenta. Eh, diciamo, in realtà, sono stati eh, tutti e quattro i eh, le alternative sono state diciamo, eh, ehm, studiate con lo stesso tipo di attenzione sia paesistica che ambientale che geologica eccetera eh, in particolare l'alternativa magenta diciamo non va ad interferire sulla eh, continuità della ss1 bis perché come abbiamo visto nel bosco della turchina che è l'unico tratto in vera sovrapposizione si ha una eh, ricostruzione di quella che è la continuità che e con quelle due alternative che abbiamo visto, ma per tutto il, con, diciamo, il, il tracciato della SS10 bis, la ss bis rimane nella sua completa continuità e anzi il fatto di perdere quelli che sono gli effetti negativi che oggi abbiamo può portare ad una diciamo, trasformazione della strada come è stato detto anche diciamo, nel dibattito che abbiamo appena ascoltato, proprio come una strada panoramica che è proprio la strada panoramica Proprio perché ha questo carattere paesistico di unitarietà e di integrità che veniva citato prima, e, e ha un'importanza paesistica fondamentale ed è fondamentale proprio nel suo, eh, diciamo, nella sua unione con quella che è l'eredità etrusca, che è fortemente connota a tutto questo territorio. Questo che vuol dire? Vuol dire che in realtà diciamo, si possono creare le condizioni perché il tracciato della ss 1 si sia integrato in un sistema poi più ampio di fruizione turistica sostenibile, Sostenibile e di valorizzazione. Azioni che, come ho detto, sono presenti sia nel piano paesaggistico che nel piano di gestione del sito UNESCO che abbiamo eh, diciamo anche ovviamente ovviamente è studiato. Eh, va anche considerato che eh, eh, diciamo il completamento infrastrutturale eh, della, S, della 675 porta con sé un potenziale incremento eh, della presenza turistica non solo eh, su Tarquinia ma in tutto il territorio viterbese ed in particolare nella fascia costiera che comprende siti UNESCO, abbiamo detto, sia di Tarquinia che di Cerveteri. Afflusso turistico che sarebbe però opportuno trasformare in un driver economico attraverso strategie che siano eh, diciamo, davvero attente a quella che è sia le, eh, diciamo, il, la presenza etrusca, sia il discorso dell'unitarietà paesistica che, come ho detto e come ritrovate scritto tra l'altro in tutta la documentazione, è uno degli elementi, una condizione diciamo, non negoziabile per le trasformazioni sul territorio. Eh, si aprono così per il territorio nuovi scenari e scenari che sarà proprio app appunto app opportuno e oggi diciamo il master plan è messo proprio eh, diciamo eh, eh, sul tavolo per poter iniziare a ragionare sul territorio eh, in maniera tale che siano scenari individuati e governati nelle sedi preposte a partire da strategie condivise di valorizzazione. Eh, perché diciamo, eh, la gestione dei flussi turistici e i connessi ai servizi che vengono poi dislocati sul territorio, proprio in previsione di una maggiore presenza, diventa un elemento eh, importante su cui ragionare fin da subito per promuovere un turismo che sia informato, che sia sostenibile ed è un'azione indispensabile per preservare il, proprio, il patrimonio culturale, come viene ricordato anche sia nel piano di gestione dell'UNESCO che eh, dalle eh, linee guida dell'ICOMOS. A questo diciamo scopo diciamo, a partire da, da, da questa contestualizzazione dell'opera nel suo territorio è stato eh, predisposto un master plan. Un master plan che, diciamo, in questo eh, quadro, diciamo, eh, diciamo che si, in cui si colloca il progetto infrastrutturale. Un master plan che. che come ho detto prima, è una prima opportunità per ragionare sulla valorizzazione territoriale e paesaggistica dei territori e che ha l'obiettivo eh, eh, che la realizzazione dell'opera quindi possa essere sostenibile anche attraverso ricadute positive e durevoli sul territorio. A questo scopo, in conseguenza quindi, anche dell'impulso dato dal commissario, le ipotesi di completamento infrastrutturale sono state inserite in un quadro strategico complessivo. Una proposta finalizzata ad individuare le possibilità di messa in valore delle esternalità prodotte dalla nuova infrastruttura. In questo senso è stato redatto questo master di valorizzazione territoriale e paesaggistica. Eh, Masterplan che eh, si configura come uno strumento eh, strategico posto a complemento e a supporto dei contenuti operativi del progetto infrastrutturale e che è finalizzato a favorire un orientamento dei processi e deve intendersi come un, solo come un punto di partenza di un processo invece poi iterativo eh, con obiettivi che progressivamente si potranno diciamo, eh, diciamo maggiormente specificare e la progettazione strategica eh, diciamo è infatti un'attività aperta e deve essere diciamo portata avanti attraverso un confronto Interistituzionale tra gli enti, le amministrazioni, gli stakeholder, eh, e in maniera tale che si possa che diciamo le, le richieste locali possano emergere nel confronto eh, fra i diversi eh, attori. Eh, il master plan eh, si compone di due fasi. In questa prima fase eh, sviluppa una prima ipotesi complessiva sull'organizzazione del territorio e individua gli ob degli obiettivi, delle eh, linee strategiche e delle azioni. In una seconda fase, a seguito del confronto con gli enti, eh, gli enti locali, eh, le amministrazioni e gli stakeholder, e dopo che sarà individuata anche l'alternativa di tracciato, eh, si potrà eh, diciamo, completare il master plan con l'identificazione di quelle che sono i soggetti interessati, le possibili fonti di finanziamento, gli strumenti eh, di attuazione. Il quadro eh, degli obiettivi proposti per il master plan è stato costruito eh, a partire da un contesto eh, culturale in cui si scrivono eh, strumenti strategici, convenzioni, direttive di livello nazionale e internazionale. Quindi abbiamo, siamo partiti dalla carta del paesaggio, ehm, alla, da, da, alla, dalla convenzione sulla biodiversità, alla carta nazionale dei principi sull'uso sostenibile del suolo, al Green Deal europeo sulla mobilità eh, fino al piano generale della mobilità ciclistica una linea culturale che che è stata confermata pochi giorni fa proprio con l'approvazione della legge sul, eh, sulla network eh, restoration e nel merito gli obiettivi posti alla base del master plan puntano proprio a verificare una strategia di sviluppo locale che sia sostenibile ed è, sia basata sulla messa in valore della risorsa paesaggio quindi in realtà il paesaggio è al centro di questa diciamo eh, ricomposizione proposta di ricomposizione Composizione, dove per paesaggio si intende, eh, in accordo alla definizione della Convenzione Europea eh, ratificata dall'Italia, l'esito che è un continuo divenire dell'interazione tra aspetti eh, eh, naturali, eh, sociali, eh, culturali ed economici. Il paesaggio diventa quindi un modo eh, di guardare al territorio eh, guardando al suo passato, che in questo territorio è così importante, al suo presente, ma soprattutto guardando al suo futuro. Eh, un una definizione quindi di paesaggio che si riappropria di una visione d'insieme unitaria, eh, utile a interpretare la complessità. Una visione unitaria che è indispensabile per concepire un progetto che sia consapevole eh, sul territorio. Questo eh, cambiamento d'approccio, che è stato sollecitato dalla CEP, verso politiche attive di tutela e di valorizzazione, richiede appunto l'adozione di strategie che siano eh, lungimiranti e estese su tutto il territorio. Eh, la vision proposta dal master plan si basa sul riconoscimento del valore patrimoniale del contesto archeologico, storico-identitario e paesistico del territorio, la cui salvaguardia e valorizzazione, come abbiamo detto prima, è condizione non negoziabile eh, rispetto a quella che è diciamo, uno sviluppo solo economico, su cui si quindi si basa la, la strategia complessiva di sviluppo sostenibile. Per rispondere a questa finalità, il Masterplan nel concreto eh, punta a rigenerare le connessioni paesaggi. Logistiche di, di matrice culturale, di matrice ecologica, di matrice fruitiva, individuando linee strategiche e azioni ed esplorando quindi quelle che possono essere le occasioni di cattura dei valori generati dal eh, completamento del progetto infrastrutturale. Eh, eh, con riferimento alle riconnessioni paesaggistiche, con tre parole, parole chiave eh, si possono riassumere sinteticamente gli obiettivi del master plan. Eh, il primo è legato a quella che è l'armatura culturale, quindi al patrimonio, e punta ad esplicitare i rapporti di matrice culturale ed ambientale eh, sui quali è costruita l'immagine identitaria del territorio. E al fine, il fine, qual è? Il fine è di costruire un futuro che sia sostenibile legato proprio al identità forti, paesistiche, locali. Il secondo obiettivo che invece è legato alla rete ecologica e agli ecosistemi punta a potenziare la biodiversità eh, cercando di potenziare quindi le connessioni ecologiche riducendo quelle che sono le minacce dovute alla frammentazione puntando invece a quella che è la riduzione del consumo di suolo. Infine il terzo obiettivo è legato alle riconnessioni eh, fruitive e diciamo, eh, l'obiettivo è quello di accrescere le le potenzialità dei territori attraverso lo sviluppo di una rete di mobilità intermodale, quindi fra modalità diverse, eh, diciamo di mezzi, orientata alla fruizione turistica sostenibile, e in maniera tale da incrementare un turismo di qualità che sia diffuso su tutto il territorio, quindi non solo in alfoneare. Eh, eh, il Masterplan si basa diciamo, eh, eh, diciamo sulla base degli obiettivi, si sono individuate a livello dell'area vasta delle linee strategiche e, a livello invece del focus su Terquinia, delle azioni strategiche e tra loro sinergiche eh, che sono state desunte e interpretate a partire dalle indicazioni e dagli indirizzi eh, per la valorizzazione del territorio che ritroviamo in, in, in quasi tutti i piani e i programmi sia di livello nazionale che locale. Tra cui ad esempio anche il piano di gestione UNESCO eh, che va nella stessa direzione. Eh, le linee, eh, diciamo, eh, a partire dagli obiettivi sono individuate le linee strategiche per ciascun tipo di riconnessione, tutti questi elementi li ritrovate nella relazione sul master plan che è fra gli, gli, gli elaborati che sono stati condivisi. Le eh, linee strategiche sono poi applicate e declinate rispetto alla caratterizzazione del territorio. Entrando nel merito, con riferimento all'armatura culturale, le linee strategiche si strutturano a partire dal riconoscimento della struttura morfologica del contesto che è fondamentale dal riconoscimento delle mete principali e dei centri di interesse per il patrimonio che sono interpretati come nodi di direttrici eh, culturali a questi elementi si affiancano le indicazioni del PTPR proprio per l'individuazione dei parchi archeologici e culturali che qui a Tarquina individuano proprio il parco archeologico di Tarquina e delle saline a partire da questo quadro conoscitivo si esplicitano i rapporti significativi e le connessioni culturali di lungo periodo tra i luoghi al fine di, diciamo, di individuare il quadro di messa in valore complessivo delle potenzialità e dell'identità del territorio. Territorio che presenta un patrimonio culturale di particolare ricchezza e complessità. Eh, allo stesso modo, con riferimento a quelle che sono le linee strategiche per la rete ecologica e per i servizi ecosistemici, eh, sono individuate quelle che, che sono le aree del, della rete Natura 2000, la rete ecologica di livello regionale, e poi sono individuata, eh, individuata e eh, diciamo, eh, messa in valore quella che è la composizione agroecosistemica eh, della copertura del suolo, che è fortemente diciamo, eh, carattere fortemente. Eh, presente nel territorio. Sono individuate poi quindi le componenti principali e secondarie della rete ecologica di cui eh, va preservata e rafforzata la biodiversità diffusa, eh, eh, consolidate le collezioni ecosistemiche e ridotta al contempo la pressione antropica, in particolare sul consumo di suolo. Eh, anche con riferimento agli aspetti ambientali, il territorio, diciamo, lo sappiamo, presenta un patrimonio eh, di particolare interesse, ricchezza di specie e complessità ecologica. Infine, con riferimento alle riconnessioni paesaggistiche invece di matrice fruitiva, che quindi sono orientate all'intermodalità e al turismo eh, sostenibile, si è partita dall'individuazione delle mete. Eh, dall'individuazione del sistema delle connessioni interregionali ed è stata individuata una prima rete di direttrici per la mobilità slow, eh, quindi della mobilità lenta, che eh, risponde alla crescente domanda in realtà di mobilità alternativa, pedonale, ciclabile, eh, ciclabile assistita, nell'ambito eh, del fenomeno degli spostamenti sia quotidiani che del turismo naturalistico, culturale, escursionistico e di scoperta eh, del patrimonio. Eh, la proposta strategica prevede quindi che i siti a maggior attrazione turistica, come eh, le necropoli eh, di Cerveteri e di Tarquinia o Vulci, ma anche quelli oggi meno noti, siano collegati tramite una rete di mobilità sostenibile che preveda servizi elettrici di trasporto collettivo e individuale e sia connessa ai nodi eh, di interscambio posti eh, sulle eh, dorsali di mobilità inter eh, interregionale. A questa armatura eh, principale, si affianca poi un sistema di itinerari eh, turistici. Ehm... La rete di direttrici di mobilità, qui lo, magari lo vogliamo eh, evidenziare, è stata individuata a, proprio a partire dal nutrito sistema di viabilità antica e storica che caratterizza il territorio, a cui si integra eh, la previsione già in fase di realizzazione della direttrice di mobilità sostenibile di livello nazionale eh, rappresentata dalla dorsale eh, tirrenica della, di Bicitalia. Eh, Passiamo ora alle eh, azioni strategiche che il Master plan in questa prima fase propone per il focus su Tarquinia. Il Master Plan individua quest'area perché Tarquinia? Perché in realtà eh, ne riconosce la sua posizione baricentrica rispetto al sistema dell'armatura culturale e una posizione strategica dal punto di vista del sistema della mobilità. Eh, Tarquinia, in questo senso, si configura proprio come un potenziale, una potenziale porta turistica di accesso preferenziale al territorio. Eh, di tutta la Tuscia. Eh, in sintesi, eh, per l'area di Tarquinia, eh, il master plan propone la costruzione di una visione d'assieme per uno sviluppo locale in chiave di sostenibilità eh, paesistica complessiva, comprendendo quindi anche gli aspetti sociali ed economici e concentrandosi in, par in particolare su azioni che puntano eh, alla, a definire un sistema di mobilità sostenibile e intermodale. Eh, un, eh, ma anche azioni di messa in valore degli elementi identitari eh, legate a complessi archeologici monumentali, eh, architettonici ma anche indirizzate proprio a eh, diciamo mantenere e preservare quegli ambiti paesistici identitari eh, che, eh, di cui abbiamo parlato fin dalla prima, eh, diciamo, oh, dal primo incontro. Così come anche azioni di recupero di quelle che sono oggi aree produttive, dismesse o in via dismissione, di dismissione che possono essere recuperate da un punto di vista paesistico, così come anche azioni di rinaturalizzazione di aree rilevanti per il sistema ambientale e naturale. In particolare, prima di passare a raccontare il modello proposto per la mobilità locale, indirizzata a quella che è una fruizione turistica sostenibile, si possono fare alcune considerazioni eh, generali. Eh, Generalmente il modello tradizionale di mobilità locale è, è caratterizzato da un flusso eh, di veicoli che dalle direttrici di mobilità interregionale ad alta percorrenza si immettono sulla rete locale. Rete che spesso e in alcune ore del giorno in particolare eh, può rimanere congestionata a causa dei flussi turistici, non solo di auto, ma anche ad esempio dei bus turistici, come succede a Roma, che si spostano verso centri storici, siti archeologici, centri balneari, eh, porti turistici, fiere, mercati, i flussi che si aggiungono a quelli che sono eh, i flussi del traffico per gli spostamenti quotidiani e sui quali generalmente è calibrata la rete. Inoltre in corrispondenza delle mete e delle attrazioni principali si moltiplicano e si ampliano le aree di sosta a servizio delle visite e della fruzione con impatti che sono diciamo, generalmente negativi non solo sul consumo di suolo e sul patrimonio culturale e la sua integrità ma anche sulla stessa fruzione turistica che si limita ad una visita. Visita Mordi e Fuggi. Eh, il modello eh, di mobilità sostenibile che viene proposto dal Masterplan, invece, per prima cosa punta ad essere intermodale, ovvero favorire l'arrivo sul territorio di flussi provenienti eh, da tutte le diverse direttrici interregionali, sia dalla mobilità veicolare, ma anche sulla, dalla mobilità sul ferro e dagli assi ciclabili. In secondo luogo, cerca di intercettare il flusso degli utenti, non solo dei turisti, tramite un sistema interconnesso. Di nodi, dalla stazione ferroviaria ai nuovi hub a servizio della mobilità su boom questi nodi dotati di servizi eh, alla mobilità come parcheggi di scambio per auto, bus cicli sono direttamente connessi alla rete interregionale in modo che la viabilità locale la viabilità minore possa preferenzialmente essere eh, caratterizzata da un uso eh, strettamente locale percorsa preferenzialmente con mezzi sostenibili quindi elettrici a, o, e anche sia cicli che, che, che navette elettriche eccetera. Eh, un modello che porta sicuramente in dubbi benefici. Sul patrimonio culturale, eh, che in questo modo non è assediato dai parcheggi, ma anche e soprattutto eh, sul territorio per il minore impatto ambientale e, eh, eh, diciamo, eh, per il fatto che riesce ad arrivare ad una, a, a proporre un'offerta eh, turistica migliore ed ampliata, che raggiunge anche bacini di utenti molto diversificati che vogliono fare un'esperienza, eh, diciamo, eh, di tipo differente. Una volta ci vado in, in bicicletta, una volta ci vado in auto, quindi anche che rinnovano nel tempo l'esperienza eh, della visita, prolungando il tempo in cui eh, si fermano sul territorio. Eh, entrando nel merito eh, del dettaglio su cosa si intenda eh, per hub, possiamo definirlo eh, da subito come una sorta di porta turistica che offre servizi sia all'intermobilità intermo, all che all'accoglienza un hub infatti si caratterizza per essere un po' l'attrattore dei flussi turistici di livello nazionale e internazionale diventa il fulcro del sistema di mobilità intermodale perché è punto di partenza per la rete di mobilità sostenibile locale così come punto di partenza e arrivo per gli itinerari turistici e offre alla mobilità diciamo, dei servizi alla mobilità eh, intermodali e, e, diciamo, e al turismo eh, lento. Quali sono parcheggi, ad esempio, interrati per auto, anche lunga sosta, bus, eh, diciamo, parcheggi per bus turistici, per cicli che si sostituiscono quindi ai parcheggi disseminati sul territorio. Punti di scambio tra le linee di trasporto pubblico, quindi un centro di, diciamo, per la TPL locale, un punto di partenza e di arrivo delle nazioni navette dei bus verso gli attrattori turistici, il noleggio di bike, un centro visita, un punto informativo e servizi di ricarica elettrica eh, per eh, le auto, i cicli, eccetera. Eh, in questo senso ci sono molti esempi eh, di, eh, realizzati di rete indirizzate alla mobilità lente e alla mobilità intermodale, ad esempio qui siamo nel Lake District in Gran Bretagna e, e la Langdale Valley si può esplorare in bicicletta ma anche solo affittandola, non solo portandosela da casa, ma si può esplorare anche a piedi con una navetta elettrica e, e secondo itinerari diversificati e tra loro in, 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 inter, eh, diciamo, eh, correlati diciamo, tutti i mezzi diciamo eh, sono tra loro eh, collegate tramite i nodi di interscambio e punti di tappa che quindi offrono eh, servizi eh, tra loro intercambiabili in modo da potersi adattare meglio a quella che è l'esperienza che si vuole fare e in quest'altro caso ad esempio siamo invece in Alsazia eh, dove eh, in questo caso un vecchio percorso delle cave propone proprio un sistema di percorsi che fanno capo ad un itinerario principale anche qui ci sono servizi eh, alla fruizione e itinerari dedicati ai più esperti, così come alle famiglie, alla terza età, per consentire un'esperienza che sia inclusiva su tutto il territorio. Infine, eh, diciamo, l'esperienza eh, della Via Verde dei Trabocchi in Abruzzo, che è stata realizzata convertendo una linea ferroviaria dismessa in percorso ciclabile e pedonale, che funziona come asse attrezzato per la fruizione turistica eh, lenta del territorio, e che fa rete con tutto un sistema di itinerari, di itinerari che conducono a conoscere le mete dell'entroterra, eh, diciamo, quindi facendo sistema e, e eh, approfondendosi nel territorio. Eh, in sintesi, eh, per l'area di Tarquinia, il master plan, queste sono tutte immagini che eh, voi ritrovate nella relazione del master plan, ad anche ad una, ovviamente ad una scala maggiore eh, di questa che potete vedere nella slide, eh, diciamo, quindi in sintesi, eh, per l'area di Tarquinia vengono individuate, eh, stiamo scorrendo la, la leggenda, eh, tutto a sinistra, eh, le reti di mobilità interregionale, quindi la ciclovia tirrenica che è in fase poi di realizzazione la stazione ferroviaria eh, con la rete ferroviaria e il sistema del tra, eh, diciamo, viabilistico 675 a 12 eh, collegato al porto di Civitavecchia. Eh, viene proposta eh, un assetto per la mobilità locale con una rete ciclabile principale eh, di raccordo tra questi nodi di interscambio e le medie di eccellenza e i luoghi del quotidiano. Si propone poi un sistema di hub accessibili dalla rete di mobilità interregionale, dotati come abbiamo visto di servizi alla mobilità che, come abbiamo detto, eh, hanno l'obiettivo di limitare il traffico veicolare turistico sulla rete locale e di concentrare i servizi di mobilità solo in alcuni punti. Nel dettaglio, poi eh, propone il potenziamento eh, dei nodi. Eh, di interscambio esistenti come la stazione e la realizzazione di un nuovo hub che sia connesso a alla 12675. In questo momento è stato collocato eh, diciamo, eh, in corrispondenza dello svincolo eh, previsto per Tarquinia, ma diciamo, si può ricollocare anche lungo la 12 in corrispondenza degli allacci infrastrutturali previsti per le diverse alternative. Eh, Infine, sempre il Master propone poi una prima ipotesi di rete di eh, itinerari dedicati alle attività turistiche e all'Oasir. Una rete di che sono diciamo, di percorsi che vengono attrezzati per un turismo che possiamo chiamare itinerante, eh, ovvero che consentono una fruizione che, con modalità diverse dalla bicicletta, al trekking, alla semplice passeggiata. Eh, un eh, turismo che va alla scoperta di tutto il territorio, quindi non si ferma solo nei, lu nei, nei luoghi più importanti, ma si estende all'intero territorio. L'obiettivo, infatti, è proprio quello di distribuire il flusso turistico sull'intero territorio con un'offerta diversificata, distribuendo anche eh, quindi i carichi turistici nelle punte di massima affluenza per migliorare quella che è la gestione eh, dei flussi turistici. Ehm, Accanto alle azioni finalizzate alla mobilità sostenibile e alla fruizione turistica, il master plan propone poi, eh, come abbiamo visto, anche alcuni luoghi eh, che ritiene strategici su cui concentrare l'attenzione per interventi di messa in valore e recupero di quelli che sono i caratteri identitari che sono inquadrati nella proposta di parco archeologico e culturale di cui dicevamo prima, che si chiama proprio Tarquinia, città e necropoli, saline di Tarquinia, che è eh, il parco proposto dalle e eh, azioni di valorizzazione del piano paesistico e territoriale. Eh, in un rapido approfondimento sulla rete elenta di itinerari, che è stata diciamo, in questa prima ipotesi eh, proposta, possiamo aggiungere che la rete è stata studiata in modo da poter essere accessibile da un pubblico ampio e non necessariamente un pubblico sportivo, con una vocazione quindi ampia, turistica e per attività di, eh, diciamo di loisir. Un sistema di itinerari per utenti sia singoli che in gruppo che a seconda delle caratteristiche del percorso eh, possono. Eh, andare in bicicletta, a piedi, a cavallo. È una rete che mette in relazione, come abbiamo detto, le mete principali di identità paesistica dal sito UNESCO e dai centri storici, ai luoghi oggi meno frequentati, ma altrettanto, anzi, diciamo, interessanti, come l'Ara della Regina e Pian di Civita, gli Acquedotti, il Colle del Piscerello, il Borgo e l'Osa di Le Saline, e gravisca il Porto Clementino. Una rete poi che si estende anche al di fuori di quella che è l'area focus, per fare rete e rafforzare L'offerta e la visibilità del sistema fuori del suo intorno più prossimo, quindi che si estenda andando verso Vulci, attraversando la Maremma, lungo la Valle del Marta, dalla Foce fino a Toscania, verso Norchia, Monte Romano, Blera, eh, la Valle del Mignone, verso Cencelle, la Fernesiana, Luni, Rota e verso Tolpa. La rete poi ripercorre e reinterpreta la trama dei tracciati storici al fine di rinsaldare quelli che sono i rapporti culturali. Eh, attraversare ambiti paesistici di particolare interesse e percepire e riconoscere appieno in complessità paesistica di questi luoghi. In questo modo il sistema di itinerari promuove il settore turistico outdoor e quindi un turismo, come abbiamo detto, itinerante, che guarda anche all'esperienza del percorrere e non solo alle mete di dove si deve arrivare. Tra i siti eh, che il plan propone di mettere in valore possiamo evidenziare il sistema delle antiche cave di Macco lungo la SS1 Bis a Picharel, dove nei fronti di scavo affiorano ancora le calcare niti, in cui sono presenti migliaia di piccoli frammenti organici, e, e che in realtà hanno uno stretto legame poi che unisce questo luogo a Tarquinia, dove spesso poi nelle architetture eh, più antiche ritroviamo queste formazioni. Abbiamo detto Tarquinia, ma in, altri, in tanti altri eh, centri storici eh, limitropi. La messa in valore anche solo l'attrezzatura di un percorso di visita potrebbe rafforzare questo legame paesistico e favorire un processo di conoscenza del territorio. Oppure, ancora nel master plan, eh, diciamo si propone la messa in valore del sistema di elasi naturale delle saline Tarquinia, delle strutture produttive oggi dismesse e del borgo. Luoghi che raccontano la storia anche produttiva del territorio e luoghi che, come spesso accade nella Tuscia, eh, potrebbero far parte anche di itinerari tematici legati al cinema, vista la grande quantità di luoghi che sono stati utilizzati come set cinematografici. Infine, e sicuramente i ripiani dell'area della regina di Piandicivita, dove sorgeva l'antica Tarquinia, sono tra i principali siti da mettere in valore e vantaggiosamente si potrebbe anche partire da questo luogo di eccellenza per immaginare di realizzare un sistema conoscitivo esteso a tutto il territorio e in realtà aumentata, a bassissimo impatto visivo che Aiuti il visitatore nel riconoscere gli assetti eh, originari e i rapporti paesistici che ancora sono così forti e presenti in tutto il territorio e che, e, e, diciamo, si eh, presentano come un elemento di unitarietà e di identità fortissima. Eh, tra, gli o, tra gli interventi strategici proposti dal Master plan, come opere da mettere in valore è stata individuata anche l'area degli acquedotti lungo la SS1 bis. Perché? Perché la strada mantiene, e anzi, diciamo migliora la sua, eh, diciamo, il suo valore paesistico dopo la realizzazione dell'ultimo tratto eh, di strada. Perché? Perché il traffico, come abbiamo visto all'inizio, il traffico veicolare e diciamo, anche pesante, eh, ma anche solo di scorrimento, viene eliminato e la strada può quindi tornare ad essere una strada panoramica e una strada diciamo, per la valorizzazione e l'utilizzo eh, diciamo, eh, diciamo, uh, itine degli itinerari turistici. Eh, Quest'area è interessante perché? perché ha quattro condizioni particolari. È in posizione baricentrica lungo uno degli itinerari turistici principali che è stato teso tra il promontorio degli acquedotti dei Monterozzi, quindi centro storico di Tarquinia, la necropoli monumentale e il sistema di Pianori dove sorgeva l'antica Tarcona, con anche ovviamente il pisciarello. Tanto a ricordare il fatto che diciamo tutta questa unitarietà viene eh, diciamo, riscontrata e si vede anche nella, nel tondo di, eh, diciamo, eh, eh, di focus eh, nell'immagine in basso a destra. Eh, inoltre è posto su un crinale che oggi divide due sistemi ambientali e due ambiti pazzistici che possono invece versa essere opportunamente eh, ricuciti e in quest'area, tra l'altro, come abbiamo visto anche dalle immagini, due lunghi tratti di... Acquedotto creano delle quinte architettoniche articolate che si integrano alle forme agricole dei pendii. Eh, sono infine presenti eh, proprio in quest'area siti stradali non più in uso e aree intercluse che oggi, diciamo in realtà, abbandonate sono all'origine di situazioni di degrado. Quest'area, proprio per il suo valore, quindi identitario e paesistico, è stata scelta eh, come area dove sarà possibile la realizzazione di opere connesse al progetto infrastrutturale, opere che in forme diverse si potranno realizzare in relazione a tutte le alternative di tracciato, quindi non in relazione ad un singolo eh, tracciato o una singola alternativa. Una prima esplorazione eh, progettuale di messa in valore dell'area immagina una, una sistemazione come uno spazio di socializzazione, un luogo di loisir eh, legato alla fruizione turistica. Questa, diciamo, è una prima possibile misura che si può eh, applicare, ma le soluzioni potranno variare da interventi estremamente leggeri anche solo di semplice messa in sicurezza fino a immaginare poi invece dotazioni più strutturate. In questa esplorazione progettuale come potete vedere gli elementi fisicamente aggiunti in realtà sono eh, poco appariscenti e sono eh, diciamo, limitate, non di meno cambiano, questa è la situazione attuale, sostanzialmente il significato del luogo e il suo uso. La SS1 BIS è trasformata in strada panoramica dedicata alla mobilità lenta e al solo al traffico locale. Le aree con termini agli acquedotti e le aree dismesse sono ricucite da un sistema unitario di spazi dove fermarsi e scoprire nuovi modi, prospettive da cui osservare e esplorare i luoghi. Eh, sono proposte, eh, eh, ad, diciamo, facendo dei, dei piccoli zoom velocissimi, sono proposte aree per attività libere en plein air, quindi all'aperto uno spazio per socializzare, incontrarsi, riposarsi dopo le escursioni, un sistema articolato di pendii e di piripiani orribosi eh, che addolciscono quelle che sono le eh, mh, pendenze attuali. Eh, Un'area umida che eh, viene interclusa tra, che oggi è interclusa tra le ss 1 bis e i vecchi tratti dismessi di sedime stradale, che è rafforzata nei suoi evoluzioni Ambientali al fine di incrementare la biodiversità e favorire degli habitat eh, animali e vegetali con opportuni interventi mirati a renderla idonea anche alla gestione delle acque di scorrimento superficiale durante i fenomeni climatici estreme. Infine eh, si possono prevedere delle aree di sosta lungo la SS1 bis che viene concepita quasi con, come un'isola ambientale dove la fruizione ciclabile e pedonale è prioritaria. Un'area quindi a servizio della mobilità lenta e quindi un approdo eh, dove possono fermarsi eh, diciamo, le e-bike, si possono ricaricare eh, le biciclette, dove le nave elettriche eh, in servizio fra le aree archeologiche e i centri di maggior interesse si spostano un piccolo promontorio infine Belvedere incastrato in uno dei due tratti di acquedotto eh, è trasformato in Belvedere e in isola attrezzata eh, in una piccola, diciamo, con una piccola area alberata e anche dotazioni e punto di accoglienza eh, in sintesi la proposta di sistemazione paesaggistica si muove tra storia e natura cercando un nuovo equilibrio tra habitat animali e vegetali e presenza antropica un modo di guardare al progetto di paesaggio il stretto rapporto con gli ecosistemi e verso Sistemi che sono improntate alla massima semplicità, che abbiano un costo di gestione molto contenuto e un alto riscontro invece in termini di rafforzamento dei presidi di naturalità. L'ultima slide: quindi facendo un attimo una conclusione eh, eh, diciamo complessiva di, di, di questo intervento, ma diciamo in generale. Eh, Possiamo sinteticamente ricordare alcuni dei punti salienti che sono stati trattati. In realtà il completamento infrastrutturale della 675 apre nuovi scenari per il territorio. In questa ottica il master plan è una prima occasione per ragionare sui possibili scenari futuri, per trasformare però obiettivi, linee strategici, azioni in un driver reale per lo sviluppo eh, sostenibile dei territori e che punti a mettere a rete eh, in un quadro di turismo consapevole e un turismo lento. Sia patrimonio archeologico, quello storico artistico, quello ambientale e naturale, sia dei punti di eccellenza ma anche fino a comprendere luoghi meno noti, occorre che questa visione d'insieme si trasformi poi in azioni, non rimanga sulla carta ma si trasformi in azioni che i diversi attori pubblici e privati che sono coinvolti nella gestione del territorio portino avanti in modo congiunto, condividendo quindi le medesime politiche di valorizzazione territoriale e paesistica e in questo modo è il completamento della 675 e la costruzione diciamo di questa prima vision condivisa è solo un'opportunità che sta poi agli enti, alle amministrazioni, agli stakeholder, decidere di cogliere e portare avanti per costruire qualcosa di concreto per il futuro eh, di questi territori. Vi ringrazio molto. Grazie per questa illustrazione. Ci siamo dilungati un pochino, ma era proprio l'occasione per raccontare di come ci sia stata un'attenzione allo studio del, del territorio e speriamo che questa illustrazione possa aver chiarito anche i dubbi che erano stati presentati negli interventi precedenti e appunto a capire come è stato posto appunto sia gli studi che le logiche, le politiche politiche che possono eh, innescarsi di valorizzazione del territorio. E prima di procedere con le prossime domande ehm, volevo diciamo eh, riscontrare una domanda che ci è pervenuta in cui ehm, ci chiedevano appunto ehm, sul perché siano stati approfonditi eh, questi due interventi del Magenta e del Blu di Cresta e ricordo come era stato fatto all'inizio da, da parte del commissario che rispetto alle altre, agli scorsi incontri dove sono stati presentati tutti eh, e quattro le alternative che sono state studiate e eh, in questo incontro conclusivo voleva essere l'occasione per approfondire un po' le logiche e i criteri che hanno portato alla progettazione e all'individuazione di queste due ulteriori alternative rispetto alla viola e alla verde che nel tempo erano state eh, più volte appunto raccontate, illustrate, conosciute dal territorio e quindi in quest'ultimo incontro era proprio l'occasione per approfondire invece queste due uh, nuove alternative che sono state studiate e quindi capirne l'evoluzione e i criteri che ne hanno eh, condotto alla definizione. E, mh, a questo punto continuerei invece con eh, lasciare la parola a chi si è prenotato per intervenire e quindi lascerei la parola a Marzia Marzoli. Grazie. Allora, ehm, diciamo che è stata abbastanza... Eh, lunga l'intervento sul master plan e per un cittadino e una un presidente di associazione è stata anche un po' pesante perché eh, ad ANAS noi gli abbiamo dato sempre grandi responsabilità di aver abbandonato una strada statale uno visse anche agli incidenti, ai problemi per aspettare una superstrada, quante cose potevamo recuperare se avessero speso soldi pubblici anche per tenere meglio una strada pericolosa come quella della 1 bis? Quante file avremmo potuto evitare se avessero mantenuto meglio quella strada? Anche perché noi nel 2014 da subito abbiamo sempre sottoposto ad ANAS la possibilità di aggirare Monte Romano a nord più velocemente possibile, perché era l'unico progetto. Da cantierare immediatamente. E siamo nel 2024. L'aggiramento di Monteromano farà già tantissimo perché quella è una strozzatura veramente incomprensibile a, a tutti quelli che hanno seguito la vicenda della superstrada. Noi ci auguriamo e ci siamo sempre augurati che poi diventasse una messa in sicurezza perché il territorio è delicato e fragile e meraviglioso e siamo i primi a volerlo conservare. Non Anas che vuole valorizzarla. Dopo averla distrutta, eh, e quindi ehm, questo eh, dibattito pubblico non so quante esperienze ha fatto ANAS da quando poi è stato istituito e perché se ne parla tantissimi anni. Mi auguro che i prossimi dibattiti pubblici si tenga conto più del punto di vista del cittadino. Quanto sarebbe stato utile fare eh, delle mappe, planimetrie su fotografia? che noi potevamo spenderci anche più facilmente con i nostri cittadini, avremmo potuto fare delle iniziative per fargli vedere quanto era semplice capire la differenza dei tracciati, invece avete mantenuto un profilo molto tecnico, molto criptico e continuate a, giustamente a credere in quello che avete realizzato, ma come ente pubblico avreste potuto fare molto di più e mi auguro che nei prossimi dibattiti pubblici teniate conto di questo. Eh, voglio dirlo in fondo perché mh, ho aspettato di, di ascoltare tutti. Una domanda secca. Eh, questo master plan eh, mh, chiaramente parla di valorizzazione eh, con mh, ovviamente una compensazione economica da parte di Anas. Le opere connesse, alcune opere compensative potranno essere realizzate nell'ambito dei lavori, questo sempre nel limite delle risorse, quindi dipende anche da quali saranno le risorse destinate all'opera. E altre, altre cose, come è stato diciamo, chiaramente eh, esplicitato dall'intervento eh, dell'architetto Cattaruzza, eh, costituiscono una sorta di eh, idea, di strategia, di visione, che poi, appunto, come recitava l'ultima slide, va messa in atto tramite una sinergia. Evidentemente di eh, finanziaria, di competenze, di richieste, di insomma, ci vuole una, una strategia territoriale. Quindi non è che l'ANAS fa eh, un eh, no, no, un... perché noi quando sentiamo parlare di compensazione abbiamo brutte esperienze. Beh, ma vanno indirizzate bene, vanno indirizzate bene, è importante. Eh, ecco, essere come ho sempre detto dal primo intervento, essere costruttivi. Eh, non lo so, io eh, riguardo anche la produzione documentale, ripeto, secondo me forse. non, 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 no, so. non, è, non è stata studiata per essere fruibile. Quella esatto, ma guardi scusi. Eh, se, se noi avessimo è fruibile? potuto avere una, un eh, avremmo potuto interagire meglio, avremmo potuto avere anche più persone eh, interessate. Si sentono tutti molto esclusi perché sembra uh, un impatto tra ingegneri. Questo, questo è non, stato fatto pubblico. Avete preso non è così, non è così, ci sono i tracciati sulle ortofoto. Io penso che voi non abbiate ben eh, individuato da quel eh, che... Se potete magari semplificare un'immagine per capire se forse è questo quello a cui lei si riferiva. c'è un tracciato riportato su. abbiamo lavorato sul tracciato dell'autostrada, noi avevamo tantissime e semplificazioni che qui non abbiamo trovato, le abbiamo chieste, non le abbiamo ottenute, è finito il, il dibattito pubblico e andremo avanti, faremo le osservazioni ma ah, questo però è un dato di fatto. Ma Sulla non credo, foto, non credo, se potete esplicitarle... Io non so, penso non è... che qua si capisca, non si capisce dove passa la strada, non so che dirle a questo punto, non saprei come altrimenti rappresentare. Quando, quando il master plan è stato, diciamo così, esposto, c'erano delle foto chiare, ecco, noi su quelle eh, abbiamo lavorato, dove si vede... Eh, io mi spiace, il tracciato sul però... territorio sono queste le immagini se voi non capite dove passa non so come altrimenti fare, mi spiace, se potete vai, suggerirci, vai, vai, magari, magari guardi potrebbe essere comodo se nell'ambito appunto dello spazio del, del sito del dibattito pubblico, se lei ha idea di cos'è che potrebbe essere più chiaro per poter capire dove l'opera passa nel territorio, mi faccia uno screenshot qualcosa, lo mette lì e poi noi produciamo una tavola più esplicativa, non si preoccupi. Però non riesco a capire cosa può esserle più utile sì, di. No, dire. i due difetti sono questi: aver, non aver creato un materiale con le domande, eh, perché non c'è. Eh, c'è una sintesi, ma non c'è la risposta puntuale a tutte le domande. Eh, perché il dibattito pubblico è, è creato, diciamo così, online, quindi la difficoltà c'è. E poi il fatto che eh, quasi, cioè la tecnologia pensavamo, riuscisse anche a fare semplificare e, e non, non io le comprendo benissimo e sono anche in grado di fare le domande ma se si parla di eh, dibattito pubblico il pubblico non deve essere un ingegnere quindi poteva essere una riproduzione fotografica più chiara e poteva essere fatta in 3d 4d 5d nel senso che si poteva fare di meglio e questo lo dovete accettare perché non è stato eh, facile spiegarlo agli altri ma che differenza c'è tra il verde dell'altra volta e il verde di questa volta dove passa com'è l'abbiamo dovuto semplificare su google maps ma mh, eh, la fotografia è molto più chiara se si vuole parlare eh, più al cittadino che non all'ingegnere eh, detto questo eh, volevamo capire se il 2 aprile ovvero subito dopo pasqua è il termine ultimo se le osservazioni eh, vanno inviate così come abbiamo sempre fatto per eh, gli altri progetti e quindi come se fosse eh, inviata, diciamo, eh, in, in un documento eh, per posta e questo l'avete detto, ok. Ma come verrà trattata? Cioè, è una documentazione che voi esaminerete, risponderete oppure rimarrà un'osservazione? E archiviata solo per, magari, per farla leggere a chi vorrà appassionarsi alla fine di questo dibattito? Allora su questo. Beh, alla fine diciamo, di tutti gli interventi eh, proietteremo appunto i successivi passi e entreremo anche nel merito di come saranno, sarà possibile sia presentarle, ma anche di come saranno trattate e restituite. Quindi lascerei un attimo lo spazio a tutti gli interventi e poi ci concentriamo eh, su questo aspetto. Grazie. Allora, lascerei a questo punto la parola a Nicola Buonaiuto. Mi sentite? Sì, la sentiamo, buonasera. Bene, bene. Allora, sì, una nota veloce, sia perché il tempo è finito, sia perché è una osservazione eh, di carattere generale. Intanto, sì, l'ultima cavalcata sul, sul master plan effettivamente ha dimostrato ancora una volta, nonostante sia stata fatta in maniera impeccabile, come sia un po'. Asimmetrica la, questa, questa, questo dibattito? Nel senso che di fronte a una marea di nozioni tecniche di um, numerosissimi eh, vostri, vostri tecnici ci sia poi la difficoltà in così poco tempo, con così, da, così tanto materiale di riuscire a discernere le informazioni su cui poter fare le osservazioni. La dottoressa Coppa aveva invocato, ha invocato giustamente e correttamente il rispetto nei confronti dei propri professionisti che hanno studiato e hanno elaborato il, il progetto, sia questo sia il precedente e altrettanto rispetto ritengo che vada eh, reso ai cittadini e alle associazioni che sono comunque parte attiva di questo dibattito. Sono depositari di interessi e sentimenti collettivi. Hanno investito, come ha detto prima la signora Stefancu, eh, proprie risorse, proprie energie per evidenziare, <coughs> ad esempio, le incongruenze le difformità procedurali del precedente trattato verde tracciato verde. Che evidentemente non poteva proseguire in quella modalità, e alla fine ne hanno anche avuto ragione, nonostante siano stati poi spesso additati, sbeffeggiati. La critica che è stata fatta a suo tempo da noi, studiando tutti i documenti che mh, voi avete prodotto. All'analisi all multicriteri che sembrava fosse il metodo salvifico per una scelta senza se e senza ma, senza ombre di dubbio, eh, in realtà è stata è stato confermato che eh, è stata anche confortata dalle integrazioni richieste nel 2017 dalla Commissione di verifica di impatto ambientale. Che, peraltro, da quello che so, ancora pendono senza, senza risposta. Quindi, per concludere, diciamo, um, il dibattito pubblico effettivamente qualche limite. In questa circostanza l'ha dimostrato qualche asimmetria, come dicevo prima. Eh, noi, in questa, in, questa, in questa fase, non possiamo far altro che depositare nuovamente le nostre osservazioni e attendere poi la scelta di Ana, se pronti comunque a rimetterci in moto per eh, difendere nuovamente la Valle del Mignone. Grazie. Grazie. Eh, lascerei a questo punto la parola invece a Ernesto Cesarini. Sì. Allora, io eh, cercherò di essere molto sintetico. Ribadisco il concetto che eh, questo dibattito pubblico è molto orientato per un tracciato, non è neutrale rispetto ai quattro tracciati. E la prova ce l'ha data l'architetto Cateruzza quando, eh, quando ha parlato eh, nel master plan di un dettaglio che la dice lunga. Lab, Lab. Si trova in corrispondenza dello svincolo e l'unico tracciato che ha lo svincolo è il tracciato Magenta. Quindi questa situazione è paradossale, no? Che il dibattito pubblico, che già è così orientato, è una cosa che già la scarsa partecipazione, siamo rimasti in 23. Poi il dibattito pubblico fatto in modo così formale, ma orientato già verso una soluzione. È una cosa che veramente mh, è spiacevole. Ehm, poi l'intervento dell'architetto Cattaruzza, è, come la coordinatrice del dibattito pubblico ha sottolineato, è stato molto pieno, denso, detto tante, tante, tante cose, ma in sostanza per addolcire la pillola perché il tracciato Magenta poi fa dei danni e li fa con la pala proprio nella parte. Più importante nel gioiello di famiglia del territorio di Tarquino perché non è vero che viene tutelato il complesso delle calcariniti e della strada statale 1bis la strada statale viene devastata scompare per un lungo tratto e quindi eh, la struttura portante di questo gioiello paesaggistico assolutamente eh, scompare quindi tutto il resto sono eh, parole per mettere insieme un sacco di bei pensieri eh, di metterci piccole compensazioni, una compensazionuccia qui, una là, però eh, il danno è grandioso, è un danno totale. E questo è quello che attende il territorio di Tarquinia. Eh, concludendo, eh, io, eh, siccome dalle cose che ho sentito dire, ho anche ascoltato l'intervento dell'ingegnere dell Martens con eh, questo tracciato ibrido parte viola per bypassare con le gallerie la parte delicata il gioie, i gioielli di famiglia complesso turchina complesso calcariniti rispetto della strada statale 1 bis e poi tra, tratto terminale con il magenta per raccordarsi nello svincolo esistente quindi questa sarebbe la soluzione che pur bruciando territorio quindi a nessuno va, nessuno ama de, bruciare solo agricolo specialmente chi chissà quanto vale e quanto sarà prezioso e quanto lo è già, quanto è prezioso, però è la soluzione che devasta meno delle altre il nostro territorio. Quindi eh, rivolgo di nuovo questo appello al, al commissario, alla dottoressa Coppa, perché se ne faccia carico assolutamente. Lei c'ha eh, il rullo compressore, eh, può passare e fare quello che vuole, perché tendenzialmente questo le consente l'incarico commissariale però quello che le sto dicendo glielo sto dicendo con il cuore anche un po' di competenza comunque sono anche io tecnico del settore e se ne faccia carico salvi questa parte del nostro territorio è troppo importante quindi cerchi risorse per arrivare a fare quelle gallerie perché la sostanza di tutto quello che viene fatto adesso è che c'è questo lavoro per cercare di evitare le gallerie e orientare il tutto verso questo percorso magenta è palese, è pacifico, è scontato si è capito da tante circostanze però la preghiera è veramente fatta cuore in mano salvi quelle parti del territorio e glielo dice che queste cose le conosce e non le conosce dall'esterno le conosce da dentro eh, da una vita grazie grazie eh, volevo solamente eh, precisare che eh, nel vario, racconto che c'è stato, l'Hub è una delle varie soluzioni eh, possibili di valorizzazione del territorio, ma non è l'unica e che eh, non è stato eh, diciamo, scelto nessun tracciato, che il dibattito ha proprio l'obiettivo di presentare al pubblico tutte le diverse alternative che sono state studiate, delle opportunità. E degli scenari che si possono aprire, ed è proprio l'occasione per raccogliere appunto eh, i vostri suggerimenti, le osservazioni, le proposte, che poi consentiranno in una fase successiva ad Anas di individuare la soluzione che possa essere quella eh, tecnicamente eh, più sostenibile da realizzare. E, mh, Precisato questo, sì. eh, se non. No, volevo controbattere. Lei, da coordinatrice, sì. se ne deve far carico delle cose che i partecipanti, come stakeholders, le dicono. Non deve fare la difesa d'ufficio lei, no, lei non c'ha questo ruolo. Assolutamente, io eh, non eh. difendo nessun tracciato e nessuna posizione, è proprio nel, nella veste del mio ruolo che ricordo poi l'obiettivo del dibattito, cioè del motivo per cui eh, ci sono stati questi incontri ed è perché siamo qui eh, nel raccontarci queste diverse alternative. Sì, però poi, se dico assolutamente... che per è un segno evidente che c'è una propensione per un tracciato, lei se ne, ne prende atto e. Casomai ne fa oggetto di una discussione tecnica con tutto il pool dei tecnici. Non è che mi deve controbattere lei come coordinatrice del dibattito pubblico. Allora su questo aspetto lascio la parola all'architetto Cattarozza. Sì, salve. Allora intanto grazie comunque del dell'intervento. Io l'ho detto già nell'intervento ma glielo ripeto. Eh, abbiamo detto che intanto l'hub non, non fa parte di quelle che sono le opere, fa parte del master plan, quindi del fatto di, di pensare a questo territorio cercando di minimizzare quelli che possono essere gli effetti negativi eh, relativi ad un flusso turistico eh, su tutta la rete eh, diciamo, eh, locale con una disseminazione di parcheggi eh, nella Necropoli, ad terra della Regina, al Pisciarello, eccetera. Quindi l'idea è quella, ma nessuno andrà a realizzare un hub, nel senso che l'hub è messo eh, sul tavolo per discutere di quali possono essere i futuri scenari in più e l'ho già detto si può sentire anche dal, dalla registrazione ho detto l'abbiamo posizionato lì perché lì in quel caso nel caso del, del magenta che eh, diciamo c'è uno svincolo ma ho anche detto che l'hub in questa prima ipotesi si localizza in corrispondenza dello svincolo ma che si può ricollocare anche lungo la 12 in corrispondenza degli allacci infrastrutturali previsti dalle diverse alternative di tracciato quindi abbiamo lasciato aperte tutte le prospettive eh, e le abbiamo messe sul tavolo è un qualcosa che si mette sul tavolo lei dice giustamente che sono solo parole e che quindi tutto il lavoro che abbiamo fatto sono solo parole a me dispiace perché diciamo io davvero l'ho preso a cuore eh, questa cosa però diciamo eh, diciamo quello che quello che volevo dire è che in realtà eh, si sta cercando solamente di mettere sul tavolo delle, delle possibilità così come sono, rimangono sul tavolo tutte e quattro le alternative in più sulla, sul magenta eh, non è che il magenta non preveda delle gallerie, è qua, è, ha grandissime gallerie perché in realtà dall'inizio della Turchina fino oltre all'area eh, degli Acquedotti è tutto in galleria, quindi diciamo anche il magenta in realtà ha diciamo, una grande eh, quantità di gallerie proprio per preservare quell'unitarietà paesistica di, che lei riconosce che in realtà è uno degli elementi più importanti di questo territorio io la ringrazio e lei continua a difendere il tracciato magenta, scusi, eh. No, io non, io mi scusi, però diciamo non capisco lei diciamo, uh, perché, perché in realtà io sto dicendo che ci sono quattro uh, diciamo, alternative, c'è il viola, c'è il magenta, c'è il blu di cresta, c'è il verde. Io sto solo dicendo, visto che lei eh, diciamo, mi ha ricordato il fatto che il magenta in realtà ha un, diciamo, un impatto forte sulla SS1bis, io l'unica cosa diciamo, uh, che posso dire è dire eh, non ha un grande impatto perché che diciamo, eh, comunque passa in galleria e quindi l'impatto paesistico è in parte mitigato. Poi ci sono sicuramente tanti altri impatti, ma diciamo, nelle, nei precedenti incontri abbiamo visto quali sono i pro e i contro di ciascuna alternativa, e quindi il magenta non è assolutamente una delle alternative che viene diciamo, preferita nel tavolo tecnico. Il tavolo tecnico ha lavorato su tutte e quattro le alternative. Grazie. Grazie, ehm, ringrazio eh, tutti quanti per la partecipazione e chiedo se ci siano ulteriori interventi, non vedo mani eh, prenotate, però eh, se qualcuno diciamo, vuole ancora intervenire eh, lasciamo lo spazio o presentare domande. Allora, ehm, entrerei nel merito eh, di eh, appunto quali saranno i successivi passi e, ah, vorrei tornare indietro Come? rosso scusatemi eh. sono andata troppo avanti allora volevo ricordare appunto quanto previsto dalla normativa ovvero che eh, la presentazione delle osservazioni da parte delle amministrazioni statali interessata alla realizzazione dell'intervento, delle regioni e gli altri enti territoriali interessati dall'opera, nonché dai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che in ragione degli scopi statutari sono interessati all'intervento, possono presentare osservazioni e proposte entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, che nel nostro caso ehm, il termine si attesta entro il 2 aprile 2024. E come inviare le osservazioni? Allora, sempre entrando sul sito, nella sezione Contributi, ehm, si entra eh, nel form di partecipazione dove è possibile cliccare e si apre a questo punto la, una pagina in cui inserendo nome, cognome, eh, riferimenti email e hm, lente o associazione, è possibile presentare i propri contributi sia eh, diciamo in forma eh, più sintetica direttamente nella sezione eh, del messaggio oppure anche allegando proprio un contributo nella sezione Scegli file. Eh, cliccando è possibile allegare eh, la documentazione che si vuole presentare. I prossimi passi vediamo. Quindi, ehm, il prossimo step, l'abbiamo appena ricordato, è quello del 2 aprile, che è il termine per la raccolta delle osservazioni. Dopodiché, eh, c'è un tempo in cui verrà redatta una relazione finale da parte mia. In cui si darà all'interno di questa relazione evidenza eh, della eh, descrizione delle attività che si sono svolte nel corso del dibattito, una sintesi dei temi eh, che, e delle posizioni che sono emerse, sia dei temi che sono stati trattati, ma anche delle posizioni eh, e delle proposte che sono emerse nel corso del dibattito. E eh, diciamo una delle, mh, anche una descrizione più puntuale delle questioni che eh, si presentano maggiormente problematiche, le rispetto alle quali si chiederà anche poi successivamente ad Anas eh, di predisporre diciamo, una, una, un riscontro e una posizione nella relazione conclusiva eh, redatta da parte loro. Eh, la presentazione di questi, dei contenuti della relazione finale sarà fatta in un incontro, che è quello dell'8 maggio e ci sarà poi invece un altro lasso di tempo a disposizione eh, di ANAS per la redazione de invece della relazione conclusiva, in cui appunto si evidenzia la volontà o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche eh, da apportare al, al, al progetto e le ragioni che hanno eh, condotto ad accogliere o non accogliere le eventuali proposte. A questo punto, eh, in chiusura, ricordo eh, anche la mail del dibattito: eh, chiocciolestradianas.it a cui è possibile anche qui mandare, diciamo, chiedere informazioni o chiarimenti. E eh, per tutti quanti, sempre il sito web è dibattitopubblico.stradianas.it e mh, ringrazio tutti quanti per la partecipazione, per eh, gli interventi che ci sono stati, per le proposte, i contributi, eh, i suggerimenti che ci avete dato, gli arricchimenti che, che ci avete apportato e mh, prima di, eh, di congedarci eh, lascio per i saluti anche la parola al commissario straordinario e ringrazio tutti quanti. Sì, sarò breve. Anch'io ringrazio tutti per i contributi, anche le critiche eh, che sono state, sono state fatte. Prendiamo atto eh, del, di eventuali diciamo, eh, ulteriori eh, perfezionamenti che possiamo apportare alla documentazione. E per quanto riguarda la partecipazione al dibattito, la prima di, ad essere come dire, dispiaciuta di una, una partecipazione forse un po' contenuta sono io. Mi spiace. Noi abbiamo in tutti i modi cercato di divulgare eh, il. La presenza di questo dibattito, però eh, anche diciamo, questa versione online è stata eh, prescelta proprio per facilitare la, la partecipazione. Però eh, confidiamo comunque sia mh, in, appunto, nei vostri contributi e nella messa a sistema dei, 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 comunque, delle interessanti proposte che sono state avanzate nel corso di, di questi incontri. Quindi, grazie a tutti e buona serata.